Pensavo di poter salvare il mondo. Guardalo ora. Ennesimo attentato legato ai potenziati. I 251 passeggeri del volo 451 della Sister Airlines hanno perso la vita. Un potenziato è entrato nella cabina di pilotaggio e ha massacrato senza pietà tutto l'equipaggio. La scatola nera sembra indicare che l'uomo fosse vittima di un flashback dell'incidente dei potenziati. L'orribile giornata di 2 anni fa, quando molti potenziati hanno sviluppato una follia omicida, la più grave perdita di vite umane degli ultimi decenni. A volte bisogna rassegnarsi e accettare ciò che si è diventati. Vedi di non uscire di testa, tostapane. Va bene? Beh, se accadesse, nemmeno te ne accorgerai. Agente James, devo aspettarmi qualche problema? No, signore. Non vedo perché dovresti. Bene, perché tu sei l'unico agente potenziato di questa squadra e sfrutterò le tue capacità. Ascoltatemi tutti. Abbiamo una tempesta di sabbia in arrivo su di noi e non possiamo commettere errori. Il bersaglio è quest'uomo, un trafficante di nome Shepard, un ex Bell Tower. Era nelle forze speciali, uno dei comandanti spariti durante l'incidente. Ed è uscito allo scoperto. Non va bene per niente. Infatti, vende armi e potenziamenti di tipo militare ai terroristi. Questo è Aran Singh, l'agente infiltrato che ha stanato Shepard. È il migliore dell'Interpol. Per 3 anni ha lavorato per ottenere la fiducia dei Jin, dei contrabbandieri iracheni diffusi come una piaga nell'area orientale. La settimana scorsa il nostro trafficante ha contattato i Jin, offrendo una grossa partita di attrezzature a un prezzo ridicolmente basso. Hanno detto a Singh di gestire l'affare. Non gli piacerà che l'Interpol gli rovini la testa. La copertura di Singh regge? Per adesso regge. Facciamo sì che la mantenga. Qui è dove si svolgerà l'affare. Un hotel nel grattacielo incompleto abbandonato fino dai tempi dell'incidente. Dentro è piuttosto malmesso. Vediamo un po'. Molti operai erano potenziati con sistemi industriali pesanti. Durante l'incidente sono impazziti tutti. È stato un autentico macello. E nessuno, tranne qualche drogato, ha messo più piede là dentro da allora. Quindi qual è il piano? Singh si incontrerà con Shepard al piano terra nell'atrio principale. Ha mandato il grosso dei Jin nell'attico, che offre una posizione elevata. La squadra di MacReady si piazzerà in modo che possa controllare l'atrio ed effettuare l'arresto. Jensen, tu entrerai solo dal tetto. Il mio obiettivo? Tenere i Jin fuori dai giochi. Per quanto ne sappiamo, esiste un solo passaggio dall'atrio al livello dell'attico. Si tratta di un ascensore situato qui. Voglio che blocchiate l'accesso. Bene, ci penso io. Vuoi usare solo i tuoi potenziamenti per questa operazione? Ti consiglio di prendere qualche arma. Non si sa mai. Non voglio lasciarci la pelle. Mi serve qualcosa di letale. Scegli tu. Però ricorda che Singh è in incognito. Quindi vedi di controllare bene prima di sparare. E la portata? Là dentro ci sono molti spazi aperti con soffitti alti, ma anche numerose stanze di piccole dimensioni. Quindi è un tiro alla cieca alla fine. Non ho intenzione di andare troppo sul personale. Dammi qualcosa con una buona portata. Come vuoi, così ridurrai il rischio di essere visto, compromettendo Singh. Un'ultima cosa, Jensen. Singh dice che i Jin utilizzano un dispositivo Wi-Fi per potenziare le comunicazioni. Se lo disattiverai, avrà più possibilità di mantenere la propria copertura. Vedrò di localizzarlo, ma non dobbiamo muoverci. Non c'era una tempesta in arrivo? Sì, c'è. E le informazioni sull'operazione sono arrivate all'ultimo. Per cui dovremo improvvisare un po'. La tua priorità, ricorda, è tenere i Jin lontani da quell'atrio. Ricevuto. Adesso vediamo di concentrarci, signori. Ci stiamo avvicinando al bersaglio. Il primo sei tu, Jensen. Diamoci dentro. Task Force Actual. Qui Life Leader. Attivare propulsione silenziosa e scendere a 1500. Benson, stiamo attraversando la lobby verso... Ah, cazzo! Che succede? I Jin hanno attivato dei generatori. Dovremmo violare le tastiere. Divertiti, MacReady. Hanno molte forme e colori. Ricorda che il rosso è un brutto segno. Vaffanculo. Ascoltate, la tempesta di sabbia si avvicina rapidamente, è bella grossa e farà parecchi danni. Odio il deserto, cazzo. La vedi già? Sì, ci resta poco tempo. Ricevuto. Tutto chiaro. L'affare è troppo importante. MacReady, come procedi? Più lentamente del previsto. Qui sotto pare di essere in un cimitero. Come dici? Durante quel casino del 27, tutti sono corsi verso le scale. Ci sono cadaveri ovunque. Alcuni di loro erano tuoi cuginetti, Jensen. Hai bisogno di pezzi di ricambio? Ti sento male, MacReady. Alza la voce. Jensen, siamo nell'atrio. Prendiamo posizione alle terrazze. Situazione? In movimento. Beh, datti una mossa. L'elicottero nemico sta arrivando e anche la tempesta. Qui Jensen, l'accesso agli attici è sicuro, i Jin non disturberanno, passo. Ricevuto. Era ora, cazzo. Elicottero nemico. Ok, squadra d'assalto, in posizione. Strike 1 in posizione. Strike 2, pronto. Strike 3, pronto. Strike 4 in posizione, capo. Occhi aperti e vie le sicure. Sì, sì, non rompere. Chiudi quella fogna, Halliday. Tappatevi la bocca. 5 in posizione. Tenersi pronti. Singh vede Shepard. Trasmissione. Bersaglio in zona. Ricordate, c'è anche Singh. Occhio a dove sparate. Hai coraggio, Singh. Un affare con una tempesta alle calcagna. Madre natura fa come le pare, signor... Chiamami Shepard. Bel nome. Queste sono le armi. I potenziamenti. Ormai sono merce rara. Le armi sono ancora a bordo. Mostrami subito i soldi e... Oh, ma che... Questa è finita! Shepard è morto! Cosa? Chi è stato? Ma che succede laggiù? Miller, non sono i Jin. Ripeto, non sono i Jin. Quelli vogliono le armi! Fuoco! 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 Fuoco volontario! Vedi, puntano l'elicottero, gli hai a tiro? Negativo, negativo! Qui ci stanno sparando addosso! Quell'elicottero non deve decollare! Ho capito. L'elicottero sta decollando! Miller, elicottero neutralizzato. Jensen! Non c'è di che. Merda. microscopici. Evoluzione controllata disponibile per tutti. Ci fonderemo con macchine e computer. Quando finirà, gli illuminati non potranno controllare uomini e donne simili a te, no, come avevano previsto. Scene d'orrore per le vie di Detroit. I potenziati sono in preda a una follia collettiva. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubai. La gente muore da fuori, milioni di persone. La ricerca di superstiti armacei è stata degradata a missione di recupero. La Repubblica Ceca guida il fronte di tutti i paesi che chiedono il trasferimento dei cittadini potenziati. È un nuovo mondo che teme quelli come noi. Stati trasportati in distretti più sicuri dei solari. Pensavi che sarebbe finita con l'incidente, vero? Eravamo vittime. Ci hanno puniti per colpe che non avevamo. Controllano i media. Insabbiano la verità con notizie false. Esplosioni multiple. Forse autobomba. Un altro attentato, questa volta in una stazione di polizia. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha incaricato l'Interpol. La nuova unità speciale antiterrorismo. Task Force 29. Agente Jens. Non succederà mai più. Quanto ci sono costati gli eventi di Dubai? Conoscevano i rischi. Quante unità abbiamo perso? Tutte. Per la tempesta di sabbia. La missione ha avuto successo. Evidentemente è un concetto ampio di successo. Comunque, la natura casuale dell'attacco potrebbe darci un vantaggio. L'Interpol resterà confusa per settimane, mentre noi potremo guidare la gente dove vogliamo. Dopotutto il nostro è un obiettivo a lungo termine. Lo è sempre stato. Credi? Devo ricordare a tutti quanto ci siamo allontanati dal programma. L'incidente dei potenziati ha diviso la società. La situazione è peggiore del previsto e diventa sempre più instabile. Non è tollerabile. Perché la nostra visione si compie. Si rende necessario eliminare ogni disturbo. Nessuno qui è in disaccordo. Ora però andrò a New York, dove potrò valutare la situazione. Potremmo già avere i voti necessari per approvare l'atto sul risanamento umano. Molto bene. Stanton, accompagnalo. Potremmo dover esercitare pressioni finanziarie e politiche su tutti gli oppositori. Procediamo. Elizabeth, ti chiamerò più tardi. Non funzionerà, Lucius, neppure col denaro di Daud. Sai cosa troverà a Renda a New York? Uomini deboli, indecisi. E con Nathaniel Brown che resta un'incognita. Certo, ecco perché stiamo attuando la nostra strategia alternativa. Hai sempre detto di poter fare grandi cose, Paige. Ora hai l'occasione di dimostrarlo. Ogni cosa è pronta. Possiamo iniziare quando vogliamo. Quanto sono sicure le comunicazioni? Genos sembra essere ovunque di questi tempi. Lui e il collettivo Juggernaut. Genos non sarà un problema. Ho predisposto tutto. Dubai è stato l'inizio. Ora richiameremo l'attenzione di tutti. Paige, attiva la cellula dormiente. Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Miller, sono Jensen. Sto scendendo ora dal treno. Ricevuto. Quando arriverai parleremo. Vieni direttamente in ufficio? Se non avrò problemi ai checkpoint. I tuoi documenti sono a posto. Tieni un basso profilo. Passo e chiudo. Perché non guardi dove va? Lasci che le dia una mano, signora. Signora, scherzi. Avresti preferito dolcezza. Hai ricevuto un messaggio su Dubai? Sì. Sono felice che tu stia bene. È stata una brutta imboscata. Di sicuro non me l'aspettavo. Idee su chi è stato? La tua task force riuscirà a scoprire qualcosa. E non sarà la stessa cosa che scoprirà il collettivo. Strano, pensi, che l'Interpol abbia deciso di spedire la squadra di Praga a Dubai. Miller aveva solo un nemico. Azione d'emergenza. Non c'erano altre squadre pronte. Sì, beh, è una bugia. Benvenuti a Praga, potenziali. Meglio andare. Documenti pronti. Adesso, forza! Il collettivo controlla ogni divisione della task force fin da quando sei entrato a farne parte. Avevano una squadra in Oman. Potevano arrivare sul posto prima di voi. Perché hanno mandato noi? Non lo so. Se la task force è il braccio degli illuminati, come pensiamo, non avrebbe senso mandarla in un'imboscata. Un attimo, ok? A meno che non ci volessero far vedere qualcosa, qui ufficialmente. Augové, připravte si papíry. Připravte si papíry na inspekci. Non creare problemi. Non lo farei mai, Alex. Nezastavuj se! Negli ultimi giorni la situazione è peggiorata. Tutti si guardano le spalle con il terrore che dei potenziati come noi li assalti. E qualcuno lo farà. Tratta le persone come animali e si comporteranno come tali. Lo dici come se non potessimo fare nulla. Ci ho provato 2 anni fa. Non ha funzionato. E quindi? Che problema? Vuoi dirmi che dovremmo arrenderci, rassegnarci a odio e pregiudizio? Al diavolo! Sto dicendo che posso combattere solo ciò che vedo, Alex. Io devo fermare coloro che manovrano nell'ombra. Pensavo lo sapessi. Lo so. Tu, io, il collettivo Juggernaut stiamo provando a fermarli. Questo però non significa... E allora aiutami. Fermo, dammi i documenti. Non fare cazzate, Latina. Non posso credere ai miei occhi. E la sei cercata. Giù le mani da quella roba. Non rendere le cose più difficili. Odio questa città. Andiamo. Se abbiamo ragione su Dubai, sul fatto che gli Illuminati volessero la tua squadra come testimone, dobbiamo scoprire perché. Chi ha dato l'ordine alla tua squadra? Miller. Ma forse l'ordine viene da più in alto. Forse è coinvolto lo stesso. Sai cos'è la NSN? La subnet neurale. I direttori della TF29 la usano per comunicare nel cyberspazio. Che cos'è? Una cimice progettata da Genos. È in grado di adattarsi alla scheda madre dell'NSN. Ah, l'elusivo Genos, leader degli attivisti. Potrò mai conoscerlo? Un giorno, forse. Adesso concentrati su Miller, devi capire come arrivare alla scheda madre. Alex, stai bene? Sì. Sì. Andiamo via. Hai sentito? Do un'occhiata. Ok, stai attento. Parleremo. Attivad. Cazzo. Alex, sono Adam. Ehi, hai una voce terribile, come stai? Mi fa male tutto, ma starò bene. Tu invece? Ah, sì, sto bene. Ho visto di peggio. Cazzo, sembra quasi impossibile, eh? Senti Alex, i miei sistemi non funzionano. Devo farmi controllare. Ma se vuoi che ci vediamo... Cosa? No, sto benone. Fai quello che devi fare. Io ho la scorza dura. Chiamami appena torni disponibile. D'accordo. A presto. Adam, grazie per avermi chiamato. Sarif, ho sentito dell'attentato a Praga e su tutti i notiziari. Tra le vittime c'è qualcuno che conosci? Lo sai, sono un tipo riservato. Mi sorprende perfino che tu sappia che sono qui. L'Interpol mi ha chiamato quando hai fatto domanda per entrare. Fanno controlli scrupolosi. Ti ho raccomandato caldamente. Grazie. Cosa vuoi da me? Cosa voglio? Dai, Adam! So di avere fatto degli errori in passato, ma sono successe molte cose negli ultimi 2 anni. A entrambi. È vero. Beh, sono felice che tu sia uscito vivo da Pancea. Grazie. Non è stato facile, come puoi immaginare. Ero praticamente morto quando mi hanno tratto in salvo da quei resti. E mentre i dottori mi rimettevano insieme, anche la mia compagnia è colata a picco. Ma non potevo farci niente, non da un letto di ospedale. So che la Taiyong Medical ha rilevato tutto. Era l'unica compagnia biotech in grado di farlo dopo l'incidente. I nostri brevetti, le nostre tecnologie, tutto. Beh, a volte un sogno deve morire perché un altro possa sorgere dalle sue ceneri. Nel tuo messaggio parlavi di Londra. Viaggio di piacere. O c'entra qualcosa con il nuovo sogno? Io ho un incontro con il gruppo Santeau, Nathaniel Brown e i suoi investitori. Santeau. Hanno costruito il complesso Utulek, il ghetto dei potenziati di Praga. Perché devi vederli? Brown ha grandi piani, pensa a soluzioni reali, ha molte idee per il futuro. Hai sentito parlare dell'iniziativa Porto Sicuro? Ho sentito parlare di Rabia, la città murata che sta costruendo nel deserto per i potenziati. Rabia è solo una parte. Parliamo di archeologie autosufficienti e ad alta efficienza energetica, che possono essere replicate ovunque. Città per potenziati, costruite da potenziati. Dove il sogno dell'evoluzione autocontrollata può realizzarsi. Ora può sembrarti impossibile, ma un giorno il mondo si lascerà alle spalle l'incidente, e quel giorno noi ci faremo trovare pronti. Sono felice di averti sentito, Adam. Sei sempre stato nei miei pensieri. Dopo l'attentato di ieri... Non volevi parlarmi dell'attentato. Vieni al dunque. Niente di che, davvero. Ho solo bisogno di una firma per le scartoffie della bancarotta. Ti serve la mia firma? Per un anno sei stato dichiarato legalmente morto e ciò ha causato qualche intoppo burocratico. La casa di Detroit era stata affittata a tuo nome, anche se a nostre spese. Ok, mandami i documenti. Grazie, Adam. Dico sul serio. Arrivederci, Sarif. Miller, sono Jensen. Finalmente ci sentiamo, agente. Tutto a posto? Perdona l'attesa. Passerò in ufficio appena posso, ma l'attacco ha danneggiato i miei impianti. Ho bisogno di farli controllare. Certo, abbiamo molto da fare, Jensen. Ci vediamo al tuo ritorno. Dottor Koller, dobbiamo vederci. Jensen, il mio amichetto robotico. Sicuro. Facciamo domani intorno alle... Anzi, meglio adesso. Faresti un grande favore. Qualche problema? C'è qualcuno nel mio negozio. Sembrano degli scagnozzi dei Dvali incazzati neri. Quindi, a meno che tu non voglia un altro spargimento di sangue dopo l'attacco di ieri... Dovrò trovare qualcosa di più pacifico. Capito? Gli attentati sono troppo per me. Nei nostri corpi, corpi potenti. Non ho fatto nulla. 3 scansioni questa settimana. Perché non esaminate qualcun altro? Il mio tecnoprodigio preferito. Scusa per quei brutti ceffi. Loro non ti hanno dato troppo fastidio, vero? Niente che non possa gestire. Che cosa vogliono? Ti sei scordato di pagare il pizzo? Io dubito che sia una questione di soldi. C'è stato un piccolo malinteso con il loro capo, Otar. Sai come funziona con i gangster? Abbastanza da sapere che con loro non ci sono mai piccoli malintesi. Questioni interne dei Dvali. Io sistemerò tutto. Parlerò personalmente con il capo. Appena le cose si saranno calmate. Ieri c'è stato un attentato e... beh, c'è da avere paura. Mi sorprende che qualcuno esca di casa. A volte non c'è scelta. I miei sistemi sono danneggiati. Speravo che tu potessi aiutarmi a rimetterli in sesto. Come... sarebbe a dire danneggiati. Oh, potevi dirlo subito. Devi accomodarti sulla sedia. La sedia. Ho sempre voluto guardare da vicino quei potenziamenti di Sarif. Molto da vicino. Insomma, siediti. Pompiamo il gas e... vabbè, mi basterà fare un tuffo dentro di te per prendere un po' le misure. D'accordo. Cominciamo subito. Rilassati, Jensen. Andrà benissimo. Tu non ti accorgerai di niente. Ti sentirai solo leggero, molto distante, come se fossi qualcun altro. Ma Koller ti riporterà indietro e tornerai il Jensen di sempre. Prima che te ne accorga. Cosa? Grazie al cielo. Calmati, giuro che non volevo. Tra poco vedrai di nuovo tutto. Riesci a muoverti, vero? Cosa mi hai... Io ho cercato di ricollegare tutto, però là dentro hai potenziamenti parecchio strani. Forse non avrei dovuto. Aspetta, ti porto un bicchiere d'acqua. O magari qualcosa di più forte. Acqua? Sì, Jensen. Però... rilassati, ok? Stai calmo. Riavviare era l'unico modo per salvarti. Da che cosa, Koller? Dalla fusione del nucleo. Per poco non mi fondevi la sedia. Santo cielo! Alex, la cimice che mi hai dato è facile da piazzare. Stai andando alla TF29? Di già. I nostri nemici non aspetteranno che ci riprendiamo. Giusto. Troverai un ingresso dati nella scheda madre dell'NSN. Ti basterà inserire la scheda e il gioco è fatto. Bene, ti farò sapere più tardi. Verifichiamo. Agente Adam Chelsea. Adam, eccoti finalmente. È ancora tutto intero. Ciao, Aria. Sì, ci è mancato poco. Sono stato fortunato, al contrario di molti altri. Ero qui quando sono arrivati i primi rapporti. Un delirio. Telefoni che squillavano, gente che urlava cercando di capirci qualcosa. E quando Miller mi ha detto che eri proprio lì... Sto bene. Meno male. Lo stai cercando? È impegnato. Credo stia parlando con Lione. Davvero? Sta usando l'NSN? Sì, l'ho appena visto. Tieni, prima che mi dimentichi. Che cos'è? Il tesserino per il poligono. Stamattina Cheng ha cambiato tutti i codici, raccomandandosi di dare l'accesso solo a chi dice lui. L'attentato l'ha sconvolto. Il 31esimo in 6 mesi, riesce a crederci. Io... sono felice che tu stia bene. Grazie, Aria. Ti lascio tornare alle tue mansioni. Sì, meglio che torni di sotto. Sarà una giornata impegnativa. Passa a trovarmi se vuoi. Ricevuto. Alex, cimice in posizione. Ricevi qualcosa? Controllo subito. Cazzo, Adam! Qualcuno lo sta usando. Non più, devo andare. Agente Jensen, nel mio ufficio, ora. Agente Jensen a rapporto. Avrei fatto prima, ma eri impegnato con l'NSN. Sì, infatti. Devo preoccuparmi per te, Jensen? Scusa? Quella botta ai tuoi sistemi. Non ti starai incasinando il cervello, facendoti fare cose strane. Non inizierò ad aggredire la gente senza motivo, se è questo che ti preoccupa. Ti sei già fatto controllare? I tuoi potenziamenti sono a posto? Tutto sistemato. Bene, bene. Con tutto il casino che è successo, adesso mi servi al 100%. Sembravi incazzato quando mi hai chiamato. Tutto ok? Non lasciare mai il campo, Jensen, te ne pentiresti. Appena metti il culo dietro una scrivania, ti ritrovi sommerso nella merda politica. I capi ti danno noie? Cosa? Ah, quello. No, il problema è la polizia di Stato. Vogliono soffiarci l'indagine di Rosica. Devi andare laggiù e fargli capire chi comanda. Vuoi che mi occupi dell'attentato alla stazione? E Dubai? Dimentica Dubai. Ci penserà MacReady. Con il dovuto rispetto, a Dubai ci hanno fottuti. Quei mercenari combattevano alla grande. E voglio scoprire chi sono. Erano potenziati, Jensen. L'istinto mi dice che è tutto collegato. Con l'attentato alla stazione? Forse. È possibile. Ma per verificarlo dobbiamo battere entrambe le piste. Mac ci sa fare. Vedrai che scoprirà qualcosa su quelle maschere dorate. Nel frattempo, voglio che indaghi a Rosica, prima che la polizia ci fotta la scena del crimine. Signor Sì, hai detto che vogliono escluderci? Stamattina ho mandato Fletcher a supervisionare la raccolta di prove. Temo l'abbiano arrestato, visto che non ha fatto rapporto. Non possono tagliarci fuori. La Repubblica Ceca ha firmato il nostro mandato dell'ONU. Le indagini sul terrorismo sono roba nostra. Adesso c'è l'ex direttore dei loro servizi segreti a capo della Polizia di Stato. Se n'è uscito con un cavillo, sostenendo che l'attentato rientra nell'eccezione del terrorismo domestico. Domestico? Quindi è stata l'ARC, la coalizione per i diritti dei potenziati? Non lo so. Potrebbe anche aver ragione. Ma dobbiamo esserci noi sul campo per scoprirlo. Cheng ha detto che l'hai messo al lavoro su delle riprese in Telecam registrate durante l'attentato. Forse verrà fuori qualcosa. Può darsi. Che resti tra noi, ma Cheng è un po' stralunato dopo Rosica. Non so dirti se e quando riuscirà a riprendersi. Da dove comincia? Tecnicamente dovresti parlare con la nostra psicologa prima di tornare in azione. Non ne ho bisogno. Perfetto, infatti adesso non è in ufficio. E abbiamo già perso abbastanza tempo. Come arrivo a Rosica? I trasporti pubblici non fermano lì. Per te si fermerà, non lascia fare a me. Vai alla metro e chiamami quando sei sul posto. Buona fortuna, agente. Alex, Miller mi ha tagliato fuori dalle indagini su Dubai per assegnarmi all'attacco di ieri. Abbiamo ottenuto qualcosa dalla cimice? Genos ha fornito l'algoritmo sbagliato per le frequenze, quindi è tutto in codice. Ma puoi rimediare? Sono una pilota, non una programmatrice. Ci proverò, ma dammi tempo. Va nella fila dei tosti. Ok, Miller, sono alla metro. Perfetto. Cheng dice che per avere una carrozza privata ti basta richiamare la stazione Rosica sulla mappa. Cheng, gli hai chiesto di violare i trasporti pubblici di Praga per farmi arrivare a Rosica. Il piano A non funzionava. Che ci fai qui? Mi ha mandato Miller. Temeva che tu fossi nei guai. Davvero? Ha usato queste parole? No, perché non è colpa mia. Che è successo, Smiley? Sono lì che faccio quello che devo fare e un secondo dopo mi accusano di inquinare le prove. Io? Non è pazzesco, non lo farei mai, Adam. Mai. L'indagine è nostra. Infatti, ma prova a dirglielo. Quando hanno messo mano alle armi, ho pensato di starmene zitto e cambiare aria. Mi accusano di inquinare le prove. Loro staranno distruggendo tutte quelle che ci sono. Sai, all'inizio ho pensato che c'entrasse Sonia. Sonia? Sonia chi? Una tipa a cui do ripetizioni d'inglese. Ho scoperto che suo marito è un tipo possessivo. Sai com'è? Smiley. Ok, torniamo a noi. Penso di aver scoperto qualcosa, qualcosa di grosso, che potrebbe stravolgere l'intero caso. È solo che dovrei dare un'occhiata alla scansione dell'area dell'esplosione. E sai una cosa? Capiti proprio a fagiolo. Non potresti intrufolarti là dentro e prendere quello che mi serve? Quella scansione è così importante? È una prova, una spettrografia di massa 3D del sito dell'esplosione. E? E se mi avessero lasciato lavorare per un altro minuto, adesso ce l'avrei e saprei dirti di più. Il fatto che mi impediscano di vederla mi rende ancora più curioso. È di sicuro importante. Ci serve quella prova? Sì, esatto. Così mi piace. Ci serve. Ma non ti basterà andare là dentro e chiederla, visto che sei dell'Interpol. Beh, un potenziato. Dopo l'attacco di ieri non sono esattamente in buoni rapporti con... Dove la trovo? La squadra forense è nell'agenzia turistica, o meglio, l'ex agenzia turistica. Entra là dentro, prendi il DSD con la scansione e fila via. È una passeggiata. Ci vorrà un po', Smiley. Lo so, me ne tornerò alla base per non intralciarti. Buona fortuna e non dire niente a Miller, ok? D'accordo. Smiley, ho la scansione. Davvero? Fantastico! Portala nel mio ufficio e vediamo se ho ragione. Ricevuto. Zasranej auk ve vagonu pro naturály! Chcete snad vyvolat paniku? Ukažte mi papíry! Dělejte, nebo vás seberu! Non ho tempo da perdere, facciamo presto. Vemte si je a vypadněte, až příště pojedete metrem, použijte vagon pro augy. Máme svých problémů dost i bez takových potížistů, jako jste vy. Che cazzo hai combinato, Jensen? I poliziotti dicono che un altro terrorista potenziato li ha attaccati alla stazione. Hanno interferito nella raccolta delle prove. Vaffanculo. Adesso ti ordino di parlare con la psicologa. La Auzenne ti aspetta in ufficio. Ricevuto. Tanto devo comunque andare da Smiley. Sbrigati perché Cheng ha trovato una nuova pista per il caso. Riprese Intellicam che inchiodano l'Ark. Ti porterà diritto a Golem. Cos'è che non va? Adam, finalmente ho estratto l'audio dalla cimice. C'è della roba incredibile, dovresti sentire. Ho da fare ora. Dimmi dove ti trovi e ti raggiungerò appena posso. C'è una clinica limba abbandonata a Davni. Non ci mette piede più nessuno ormai. Ti aspetterò lì. Ehi, come va? Hai la scansione? Sì, eccola qui. Mi hai salvato, Adam. Miller se n'è andato da qui su tutte le furie. Non voglio dargli un motivo in più per sbranarmi vivo. Se n'è andato? Dove? Non lo so e dubito volesse dirmelo. Gli idioti della polizia ti hanno dato noia? Prima sparano, come dicevi tu, ma ho provveduto. Ah, ok. Beh, se la sono cercata. Cosa mostra la scansione? Ah, beh, non ne ho idea. Cosa? Avevi detto di aver scoperto qualcosa di grosso. Ma non ho specificato cosa, Adam. Ho detto che potrebbe stravolgere questo caso. Non so te, ma questa storia dell'Ark non mi convince per niente. Io mi attengo alle prove. Questo DSD ha tutte le risposte che ci servono. Dalla composizione chimica dell'esplosivo utilizzato ai materiali dei vestiti delle vittime. Ne sono certo. Tra quanto potrò esserne certo anch'io? Oh, ci vorranno parecchie ore. E più tardi devo vedere Sonia per scusarmi dei casini che potrei averle causato con la polizia. E senza contare gli altri casi su cui sto lavorando. Ti faccio sapere appena scopro qualcosa. D'accordo. Porta pazienza. Ho sentito di Dubai. Adam, sono Delara Auzenne. Ti ringrazio per essere venuto e... Beh, immagino che oggi te l'abbiano chiesto in molti, ma devo farlo anch'io. Come stai? Ho visto dei filmati girati alla stazione ferroviaria, ma essere stati lì di persona... Allora si tratta di questo? No, dicevo per gentilezza. Questo è un check-up ufficiale per valutare l'idoneità al servizio. Tieni, ti ho preso questa al dispensario. Della neuropozzina. Senti, Doc, sono scampato ad un attentato. È stata senza dubbio un'esperienza traumatica, ma non significa che il mio corpo inizierà a rigettare i potenziamenti. Vero, ma i traumi di questo tipo possono scompaginare il sistema immunitario sovraccaricandolo. Nei pazienti con innesti neurali... Mi credi se ti dico che il mio corpo non rigetta gli impianti meccanici? No, ma in nome della fiducia reciproca... Se vuoi farmi credere di essere un miracolo della medicina, dovrò farmene una ragione. Su, accomodati. Ho studiato il tuo dossier. Una lettura molto affascinante. Ti dispiace se rivanghiamo un po' il tuo passato? Ci vorrà molto. Eri con gli SWAT a Detroit, ma nel 26 è mollato tutto per occuparti della sicurezza alle industrie Sarif. In America David Sarif era al centro del dibattito sui potenziati. È un'affermazione o una domanda? Tu cosa preferisci? Non tutti sono esperti di storia degli Stati Uniti, o almeno non quanto credete voi americani. Di dove sei, Doc? Stiamo parlando del tuo dossier, ricordi? Allora, è stato David Sarif a potenziarti dopo l'attacco di quegli estremisti antipotenziati? Non ho scelto di farmi potenziare, ma sono vivo solo grazie a questo. E vivi in un mondo che teme e detesta i potenziati. Lo sai che per la società sei diventato un nemico, Adam. E questo mi porta alla prossima domanda. Nessuno ha ancora rivendicato l'attentato di Růžička, ma con il voto sul risanamento umano alle porte, beh, Praga è diventata il simbolo dell'oppressione legalizzata dei potenziati. E la coalizione per i diritti dei potenziati cerca di alzare il tono dello scontro. Molti li considerano dei terroristi, terroristi potenziati. Se venisse fuori che sono stati loro, beh, tu sei un potenziato, quindi... Non è una questione di potenziati contronaturali, Delara, ma di terrorismo. Per me la morte di innocenti non è mai giustificabile, per nessun motivo. E se Talos Rucker fosse davvero responsabile? Avrò il dovere di arrestarlo, non di giudicare la sua colpevolezza. Bene. Possiamo dire che sei in pieno possesso delle tue facoltà. Riferirò al direttore che ha il mio nulla osta per il servizio attivo. Bene, è ora che torni al lavoro, Doc. Ci vediamo. Nelle fogne. Ridicolo. Ehi, per fortuna sei riuscito a liberarti. Hai avuto problemi? Miller mi dà qualche libertà, ma non troppa. Sono sopravvissuto a un attentato. A chi lo dici? Dio, a volte odio questa città. Una volta accoglieva a braccia aperte quelli come noi. Faceva di tutto per convincerci a venire qui. Questa stessa clinica lo dimostra. E ora guarda com'è ridotta. I tempi cambiano, Alex. Fidati, lo so. L'ho provato sulla mia pelle. Hai detto che abbiamo qualcosa? Sì, ascolta. Un minimo di preavviso sarebbe stato utile. Ho deciso io di mandare la tua squadra a Dubai. Ora però torniamo al piano. Pensiamo all'ARC. Vuoi dargli la colpa di tutto quanto? L'attentato a Praga? L'irruzione alla VersaLife? Anche Dubai? Ai 5 attacchi hanno partecipato terroristi potenziati. È chiaro? Sì, signore. Ma se devo dimostrarlo, mi servono dei rapporti. Perché l'ARC non opera in America del Nord. Vogliono incastrare l'ARC, Adam. Ti hanno ficcato in quell'imboscata a Dubai e ora danno la colpa di tutto alla coalizione per i diritti dei potenziati. Te l'avevo detto che Miller è sporco. Io dico che Miller sta solo eseguendo gli ordini e che la cosa non lo entusiasma. Sarà. Forse lui è solo un burattino, ma di sicuro il suo interlocutore non lo è. Il suo capo, Joseph Menderly. Il direttore generale della TF29. Nell'Interpol solo il segretario generale ha un grado superiore al suo. Dobbiamo giocarcela bene, Alex. La conversazione di prima. Cos'era quella storia della VersaLife? L'irruzione che non è mai avvenuta? Sì, ho iniziato a indagare subito dopo aver decifrato la traccia audio. Cosa hai trovato? Te l'ho detto, l'irruzione non è mai avvenuta. La VersaLife è una delle società farmaceutiche più grandi del mondo, nonché la sola produttrice di neuropozzina. Un attacco sarebbe finito su tutti i notiziari. Allora perché inventarsi questa storia? La VersaLife non si limita a produrre neuropozzina, ha una grossa divisione di ricerca e sviluppo. Sì, e allora? Che c'entra l'ARC? Perché dovrebbero incolparli dell'irruzione? Se vogliono farli passare per terroristi, dipende da ciò che diranno che è stato rubato. Metti al lavoro il collettivo. Se è davvero una cospirazione, quell'irruzione è la pista da seguire. E tu cosa pensi di fare? Devo completare l'indagine e scoprire il vero responsabile dell'attentato alla stazione. Ti terrò aggiornata. Anch'io. Buona fortuna, Adam. Le cose stanno peggiorando. Non posso piantare tu. Senti, devo andare. Grazie. Problemi? Niente di irrisolvibile. Dobbiamo solo aspettare Chikane. Allora, dimmi di questa nuova pista. Riprese Intellican? Ricevute stamattina dalla polizia ceca in pessimo stato. Ma Cheng è riuscita a recuperare qualche immagine. Si vede un potenziato con una felpa gialla che lascia delle sacche nei punti delle esplosioni. Gli hai scansionato il volto. Abbiamo un'idea? La faccia non si vede, ma le sacche sono le stesse usate da Talos Rucker e i suoi volontari al complesso Utulek. Non significa niente. 3 attentati a Praga in 6 mesi, Jensen. Tutti dopo che il capo dell'ARC si è rintanato in quel ghetto. Rucker deve rispondere di questi attacchi. Eccoci che... È tardi o siete in anticipo? Ottimo tempismo. Anche l'agente Jensen concorda sulla necessità di arrestare Rucker. Un arresto lampo? Niente di complicato. Quindi abbiamo già deciso che è colpevole? Dobbiamo solo parlargli. Alle nostre condizioni, non quando è circondato da fanatici. Il problema non è entrare Golem, ma raggiungere Rucker. Il territorio dell'Ark è una fortezza. Nessuno ci mette piede. Neppure la polizia statale? Non possono. Rucker non è stato deportato a Golem. Si è comprato quel posto. Con un ricatto in piena regola. Ha minacciato di rendere pubbliche le prove di una crisi umanitaria. La stessa che il Consiglio di Sicurezza ha fatto finta di non vedere. E il Consiglio ha costretto il governo ceco a cedergli una parte di Utulek. Un affare immobiliare con trattativa riservata, insomma. Là dentro può starsene tranquillo e al sicuro con i suoi. Astuto. Come facciamo a entrare? Ho stretto un accordo con un nuovo membro dell'Ark, un ragazzo di nome Tibor Sokol. Gli ho promesso di far uscire la sua famiglia se lui ti farà superare i checkpoint. Possiamo fidarci? Dobbiamo. È l'unico modo. Sokol ti aspetterà in un appartamento del quartiere residenziale, numero 237. Allora diamoci dentro. Avvisami quando hai arrestato Rucker. Accidenti. Ogni volta che ti guardo non riesco a credere a quanta roba hai addosso. Quegli aggeggi su misura funzionano ancora. Benissimo. Tu che aspetti? Così non zoppicherai più. Grazie. Sto bene così. È più genuino. Allora, siamo pronti? Io sono pronto se vuoi. Allaccia la cintura. Non c'è stata ancora nessuna rivendicazione. Il dottor Talos Rucker, leader dell'Ark, ha condannato pubblicamente l'attacco. Fonti vicine agli inquirenti, tuttavia, confermano un possibile coinvolgimento di Rucker e dell'Ark. Non so cosa pensiate voi, ma con il voto sul risanamento umano ormai imminente sono molto interessanti come preparativi. Li hanno infastidito abbastanza. Mi vietano di uccidere. Sul serio? Credevo avesse fatto abbastanza da meritare più attenzione. Quanto manca? Stiamo arrivando. Non c'è tanto spazio per atterrare. Hai preferenze? Tu scendi il più possibile, poi mi arrangerò. Ai tuoi ordini, capo. Hai ancora tutti quanti i tuoi pezzi? Sono a posto. Quanto mi hai portato vicino al nostro contatto, all'alloggio 237? Gesù, Jensen, non ti ho lasciato a casa sua. Il settore residenziale è appena più avanti. Io intanto attivo il pilota automatico e bevo un caffè. Fammi sapere se succede qualcosa di interessante. Ecco un modello di lusso. Mostri la testa un altro dente. Non riesco proprio a riscaldarmi. Ah, qualcuno accende il rock. Devi sottostare a una scansione identificativa. Avvio una scansione di sicurezza. Benvenuto a Golem, rottame. Scusa, anche a me di essere potenziato. Silenzio. Ok, bene così. Dovrò pensare che sia. Che gente. E ora? Che altre menzogne sei venuto a raccontarmi? Chiedo scusa, Sono qui per vedere Sokol, mi sta aspettando. Quale? Mio marito Dushan oppure quel matto di suo fratello Tibor? Non che importi, la polizia li ha arrestati entrambi e li ha portati al budello per torturarli e strappargli cose che non sanno. Mi rendo conto che è stata una giornata dura. Forse posso aiutarti. Che cos'è successo? Come se ti importasse. Mio marito è sparito. Tibor ha detto che potevamo andarcene da Golem. Era in contatto con... Aspetta. Tu chi sei? Sono il contatto. Allora forse c'è una speranza. C'è sempre una speranza. Mi spiace. Di solito prendono solo i membri dell'Arca. Tibor ne fa parte, lo avevano già arrestato. Ma ora, dopo l'attentato, sono venuti per lui. Dushan ha chiesto cosa volevano e loro lo hanno portato via. Non ha fatto nulla. Nulla! Sai dove sono stati portati? Te l'ho già detto, al budello. Invece di fare domande stupide, perché non fai qualcosa? Ehi, capisco che sei arrabbiata e ne hai diritto, ma se sai qualcosa che può aiutarmi a far uscire da qui te e la tua famiglia, dimmelo. Non è troppo tardi. Mi spiace, sono ancora scossa. Tibor è già stato arrestato ed è certo che l'Arca riuscirà a proteggerlo. L'ultima volta è stato salvato da qualcuno che ha sfondato il tetto della cella. A Golem ci sono molti luoghi in stato precario. Forse questo sarà d'aiuto. Penso di sì. Grazie. Adela. Adam. Chikane, c'è un problema. Il nostro contatto è stato preso dalla polizia. Conosco gli sbirri di Golem, Jensen. Essere dell'Interpol non ti servirà con loro. Non c'è problema, tanto non ho il tesserino. Lo tengono in un posto chiamato Budello. Ci risentiamo quando l'ho trovato. Non è il momento di abbassare la guardia. Basta così, Lattina. Nessuno entra nel Budello senza la necessaria autorizzazione. Levati dalle palle o giuro che te ne pentirai. Sei un disastro nelle pubbliche relazioni, lo sai? Voi Lattine non siete brave nemmeno a relazionarvi. Vattene. Comincia a cercare nel database. Ehi, fratello, stai attento. Oggi la polizia è dappertutto. L'ho notato. Tu sei Tibor? Sì, sei in ritardo, Interpol. Lo so, ho parlato con tua cognata, mi ha detto cos'è successo. Adela? Sta bene. Sembra che sappia come badare a se stessa. Sì, puoi dirlo. Sai che non posso aiutarti. Ora è troppo pericoloso. Deve esserci qualcosa che possiamo fare, come convincere la polizia a rilasciarti. Non parleranno con te. Stanno arrestando tutti. Non arresteranno me, questo te lo assicuro. No, ti prego, così sarà peggio. Sapranno chi sono, loro se la sono presa con la mia famiglia. L'Interpol ti ha garantito che porterà via da qui te e la tua famiglia. E dove? Non esiste un luogo sicuro, ci sono solo tiranni che opprimono i deboli. Va bene, Tibor, ascolta. Capisco perché non puoi venire con me. Però devo raggiungere Rucker, quello che è successo a te oggi succederà anche ad altre famiglie. Sistemerò tutto io con l'Interpol. Allora, in che altro modo puoi aiutarmi? C'è un uomo, un contrabbandiere, lui Galois. Lui rifornisce Talos di neuropozzina, whisky. Potrebbe farti entrare, ma dovrai prima fargli un favore. È fatto così. È già qualcosa. Hai altre idee? Il mio tesserino per l'area dell'Arca è sparito. L'ha preso uno sbirro. Immagino lo abbia ancora lui. Grazie per la dritta. Per favore, so che non mi devi nulla, ma se vedi mio fratello Dushan, aiutalo. Se gli succedesse qualcosa, Adela mi ucciderebbe. Non ho dubbi a riguardo. Vedrò cosa posso fare. Chikane, invia un messaggio a Miller. Sokol non rispetta l'accordo. Ma pensa te che sorpresa. Ha paura per la sua famiglia. Comunque non è stato tempo sprecato, mi ha dato qualche dritta su come entrare all'Ark da solo. Fai attenzione, Jensen. È chiaro che non ci si può fidare di quel bastardo. Fatti vivo quando sei dentro. Circondata da rottami. Sai cosa sta succedendo? Sai cosa c'è in ballo? Che bella sorpresa! Oggi non mi aspettavo clienti, considerato quello che sta succedendo là fuori. Tu sei Louis Galois? Certo. Se un cliente ti ha parlato di me, posso chiederti il nome del benefattore che mi ha raccomandato? Tibor Sokol. Ah, povero Tibor. Ma dimmi, come posso aiutarti? Parliamo della famiglia criminale Dvali. Chi sono? Sono i capi del crimine organizzato a Praga. Il secondo della loro organizzazione si chiama Otar Botkoveli. Lo conosci? No, mi dispiace deluderti. Che peccato. Speravo potessi dirmi perché vuole che io ti uccida. Cazzo! Mi vuole morto! Quel figlio di puttana. Oh, inizi a ricordare di chi si parla. Sì, Otar. Mi era passato un attimo di mente. Ti è passato di mente anche qualcos'altro? Ok, sapientone. Io lavoro per il capo di Otar e della famiglia Dvali, Radich Nikoladze. Spio le attività di Otar per conto di Radich. Oh cazzo, Konstantin, l'altra spia, è morto nell'attentato alla stazione. Credi che Otar voglia togliere di mezzo la seconda spia, tu, per poi tentare di prendere il posto di Radich? Sono sicuro che gli piacerebbe. Fra quei due le cose sono tese da parecchi anni. Ma liberarsi di me e di Konstantin non sarebbe abbastanza. Otar deve ottenere più sostegno a Praga e in Georgia. E come può farlo? L'unica cosa che gli impedisce di consolidare il proprio potere... beh, sono io. Non è che vuoi uccidermi davvero? No, gli omicidi per aspiranti boss della mala li escludo. Grazie. Come posso ripagarti? Chiedi qualsiasi cosa. Václav Koller, com'è collegato a Radich? No, non posso dirtelo. Radich mi ucciderebbe. Hai detto qualsiasi cosa. O forse preferisci l'alternativa. Cazzo. Ok. Radich, Koller e io abbiamo un accordo a tre. Radich ha una gamba potenziata e sappi che sei la quinta persona al mondo a saperlo. Così io gli procuro la neuropozzina e Koller gliela tiene in ordine. In cambio, Radich ci protegge. Non sta facendo un buon lavoro. È una fortuna che Otar abbia mandato me invece che qualcun altro. E non si fermerà a te. Meglio lasciare il paese, in attesa che si calmino le acque. È meglio che Louis Galois sparisca per sempre. Peccato, era divertente impersonarlo. La prossima volta usa un accento francese, è più credibile. Un'altra cosa, Tibor ha detto che puoi farmi entrare nella zona dell'Ark aggirando le guardie. È vero, sbloccherò la porta di sicurezza sul retro della stanza. Dietro troverai una scala che ti condurrà dove vuoi andare. Perfetto, grazie. Viktor! Ce n'era uno. Pattugliava il mercato, proprio come dicevi tu. Ce l'ho, fratelli! Bene, vediamo un po' cosa abbiamo. Questi piccoli oggetti sono tremendi. Ogni tanto uno di loro prova a fare il furbo, anche se... Dovevi tagliare il filo blu. Se fosse tutto così semplice. Ti sei perso, fratello. Mi sa tanto che hai sbagliato strada. Devi essere il comitato di benvenuto. No, sono Marchenko. E Marchenko, vedilo come un guardiano. Come quel cane alle porte dell'inferno, sì. Non vado forte con i classici. Che peccato. Ciò che un uomo legge rivela di lui più del suo volto. Posso darti un consiglio da amico? Certo. Vattene, torna a casa. Qui non c'è nulla per uno come te. Come fai a dirlo? Non mi conosci? Conosco il posto più avanti. Lo chiamano la gola. E a volte le gole vengono tagliate. Magari quelle di chi ficca il naso dove non dovrebbe. Correrò il rischio. Voglio solo vedere il covo dell'Ark. Non ci nascondiamo da nessuno. Dillo ai poliziotti di sotto. Non ascoltare gli sbirri e le loro stronzate sull'Ark. Quegli stronzi sono ovunque. Pestano gente, fanno casino e poi dobbiamo pensarci noi. Fai attenzione. Non ci andranno leggeri neanche con te, a prescindere da che parte stai. Quello che fa la polizia non è giusto, e qualcuno deve pur opporsi al sopruso. E vorresti farlo tu? Perché non è facile riuscire a reagire. E una volta che l'hai fatto, non si torna indietro. Non tutti sono così coraggiosi. Parli come se fossimo in guerra. È una guerra. Contro di noi. Contro ogni potenziato. Te ne rendi conto, vero? Fra poco arriverà il momento in cui tutti noi dovremo decidere da che parte stare. Chi non lo farà sarà di intralcio e potrebbe rimetterci la vita. Pensavo che l'Ark difendesse i diritti umani, non che incitasse alla rivolta. In questo momento, fratello, non c'è differenza. Quello di cui stai parlando è terrorismo. Davvero? Pensavo fossimo solo due persone impegnate a discutere gli eventi della giornata. E il tuo amico Rucker? L'ho visto in rete. Lui la pensa come te? Ah, sì. Talos. È un brav'uomo. Forte. Intelligente. Con sani principi. Potresti imparare molto da lui. Lo ammetto, ha un certo fascino. Quando parla la gente lo ascolta. Ma questo basta. Non è un politico, se è quello che intendi. Rucker ha abbandonato una vita facile per la causa. Lotta insieme a tutti quanti noi. Rispetto chi ha dei principi, ma so per esperienza che la cosa non aiuta quando la tempesta si abbatte. Beh, per quanto il dibattito politico mi appassioni, inizia a darmi fastidio e ho altro da fare. Ti ho avvisato. Vattene via da qui, finché puoi ancora farlo. Se quello era il discorso di reclutamento, beh, sappi che faceva schifo. Sai cosa penso? Dopo l'attentato avete tutti contro. L'Ark si è trasformata nel nemico pubblico numero 1. Sì, può anche sembrare così. Per ora. Fino ad allora. Sergei! Fai attenzione là dentro. Ok? Se gira voce di un arnese a cui si graffia la carrozzeria, i turisti si spaventeranno. Ah, sì, ci rivedremo. Chikane, mettimi in contatto con Miller. Passa un messaggio, fammi parlare. Cosa sono diventato? Una segretaria? Jensen, non è ritornato in azione? Infatti. Ma devi controllare un nome nell'I-Link. Viktor Marchenko. Questo tizio non mi piace. Va bene. Però ricorda che sei lì per Rucker. Se dietro gli attacchi c'è lui, tutto quadra. Chikane, sono in territorio Ark. Hai notato qualcosa dall'alto? La prima sezione sembra un'area di raccolta. Da quello che ho visto, l'Ark l'ha sistemata come alloggio. O come caserma. Sono due cose piuttosto diverse, Chikane. Puoi essere più preciso? Beh, tutti quelli che troverai sono armati, per cui... vedi tu. D'accordo. Sokol, calmati. Non dirmi di calmarmi. Quando hanno... provato a intimidirmi. Perché li portassi qui? Io ho detto no! Chi? Interpol! Stanno arrivando! La polizia sa cosa l'aspetta se prova a venire qui. Non la polizia! Interpol! Io credo vogliano arrestare Talos. Tranquillo, Sokol. Se l'Interpol vuole lo stesso trattamento della polizia, saremo felici di accontentarli. Noi proteggeremo Talos. Ora vai. Tieni gli occhi aperti e insieme risolveremo il problema Interpol. Stavi leggendo un'email di tua moglie? Sì, me ne manda una ogni domenica, lei. Sto avvicinando a Rucker. Hai o no quelle coordinate? Te le invierò non appena avrò finito il mio caffè. Non lasciarmi a terra, Chikane. Tu pensa solo al nostro uomo e stai attento, è pericoloso. Vedremo. Sono disarmato. Spero tu capisca se non ti credo sulla parola. Consideralo come l'ultimo desiderio di un condannato, per favore. Uscendo, non attaccare altri dei miei uomini. La loro unica colpa è stata quella di giurarmi fedeltà. Non sei sorpreso di vedermi? Non lo sono. Dopo quegli attentati lo sapevo che prima o poi avrebbero mandato qualcuno. Accomodati, prego. Forse non ci siamo capiti, Rucker. Tu vieni con me. Ci battiamo per promuovere i diritti dei potenziati, diffondere il nostro messaggio, offrire aiuto. L'ARC è un'organizzazione non violenta. L'ora è molto semplice. Vieni con me, rispondi alle domande e tornerai in tempo per registrare il tuo prossimo sermone. Non sono ingenuo. Se mi arrendo, per me è finita. Voi volete farmi svanire nel nulla. Ma non ripeterò l'errore di Solzhenitsyn. Io e la mia gente ci opporremo. Non eri un pacifista? Sì, ma sono più di un leader. Sono un simbolo. Per questo volete farmi svanire. Se il martirio è l'unico modo per restare un simbolo, allora anche la mia morte è preferibile alla mia cancellazione. Dici che non vuoi far soffrire ancora la tua gente, ma se mi costringi a usare la forza, lo farò. E i tuoi vorranno fermarmi. Arrenditi spontaneamente ed eviteremo qualsiasi tipo di violenza. Hai la mia parola. Farò tutto il possibile per garantirti un trattamento equo. Come osi parlarmi di pace o giustizia? Hai aggredito degli innocenti per arrivare fin qui e rapirmi per conto di padroni che si nascondono nell'ombra manipolando, controllando e assassinando senza avere il coraggio di esprimere pubblicamente le loro opinioni. Non sei diverso da loro. Anche tu ti affidi a uomini armati e sputi sentenze al sicuro da dietro una telecamera. Se vuoi affermare le tue convinzioni, affronta i tuoi nemici faccia a faccia. Beh... in fondo non sei il mercenario senza cuore che credevo. Mi fa piacere trovare altre persone appassionate e idealiste, specie dopo tutto quello che ho passato ultimamente. Sono stato paziente e comprensivo, ho praticato la non violenza e atteso che il resto del mondo seguisse il mio esempio. Ho avuto fiducia nell'umanità ed essa mi ha tradito. Non riesci a capire? La storia dimostra che i movimenti radicali nascono sempre dal caos e dalla paura. Tu hai scelto di diventare il simbolo della causa, senza essere pronto a farlo. Pensavo di esserlo. Mi sentivo... insomma, qualcuno doveva farlo. È una fase critica per il movimento. Gli attentati stanno complicando tutto. La mia leadership all'interno dell'ARC viene messa in discussione e sospetto che queste due cose siano collegate. Ti prego, torna dai tuoi e digli di concedermi 48 ore, così proverò a risolvere questo conflitto interno. Mi spiace, se torno a mani vuote. Mi sostituiranno, magari con qualcuno che si fa meno scrupoli di me. Venire con me è certamente la scelta migliore per tutti. Sì, penso tu abbia ragione. Perché non capisci? Se mi porterai via da qui, sarai responsabile non solo della mia morte. Avresti sulla coscienza la mia eliminazione, la rovina della coalizione per i diritti dei potenziati e la totale corruzione dei suoi valori fondanti. La questione non cambia. Consegnati e non ci saranno altre violenze. La scelta è tua. Dimostra che sei un pacifista, oppure rinnega la causa. Io non voglio che muoia altra gente. Mi sento responsabile. Mi chiedi di fidarmi e io lo farò. Prima di andare vorrei mostrarti una cosa. Sospetto ci sia una lotta di potere nella nostra organizzazione. Alcuni membri dell'ARC sono meno devoti ai nostri ideali. Stai cercando di dirmi che sai chi ha messo quelle bombe? Ho solo dei sospetti, e fino a poco fa neanche quelli. Le prove che ho cominciato a raccogliere sono ben poche, ma voglio dartele. Questo è il tesserino per la porta di sicurezza. Aprila e le troverai. Perché darle a me? Non dovresti usarle al tuo interrogatorio? Perché sei come io sospetto. E mi vedranno uscire da qui con te, spontaneamente. Potrei non sopravvivere per mostrarle. Da qualche parte, sotto gli occhi di tutti, c'è il vero terrorista. Stavo cercando segretamente di scoprire chi fosse. Stacker. Chikane, Rucker è morto. Come, scusa? Ti darò i dettagli dopo, dimmi dove ci troviamo. Ci sono delle serre vicino alla tua posizione. Sotto c'è uno spiazzo. Ti aspetterò là. Chikane, chiudo. Migliorando. La morte di Rucker è proprio quello che ci mancava. Ti avevo dato il preciso ordine di arrestarlo. Beh, ci ho provato. Allora chi è stato? Senti, Rucker era convinto che qualcuno lo volesse morto. Invece di star qui ad accusarci, dovremmo scoprire chi lo minacciava. Prima di morire, ha parlato di forze esterne che minano la causa dall'interno. E diceva di averne le prove. Che tipo di prove? Un'email in un palmare trovato dentro l'ARC. Si capisce poco, ma a me sembrano ordini di attivazione. Di chi è? Non ne sono certo. Scoperto niente su Viktor Marchenko. È il nome che ci hai fatto controllare, senza alcun risultato. Cheng potrebbe tracciare l'IP e scoprire chi sta parlando con chi. E chi dice che non l'abbia scritta lo stesso Rucker? C'è solo un modo per scoprirlo. Passerò tutto alla divisione crimini informatici. Cazzo, che casino. Sai che la notizia della morte di Rucker si diffonderà presto, vero? A quel punto, almeno stando al capo della polizia di Stato, Golem diventerà una zona di guerra. Dobbiamo impedirlo. Spero ti resti del carburante, Chikane, perché mi serve un passaggio. Quanto a te, agente... Ho ancora un caso da risolvere, direttore, e so già da dove iniziare. Smiley avrà finito di analizzare quel DSD che gli ho dato. Quello che hai preso a Růžička? Andrò a vedere cosa ha scoperto, dopodiché farò le mie indagini. Voglio consegnare alla giustizia i veri responsabili di tutto questo, che siano potenziati o meno. Allora sbrigati. Abbiamo già perso troppo tempo. E tienimi aggiornato. Andiamo, Chikane. Alex, Talos Rucker è morto. Cosa? Credo avvelenato. Porca puttana. Rucker era il portavoce dei potenziati. La gente lo adorava. Appena si verrà a sapere, Praga esploderà. Sotto gli occhi del mondo. Ascolta, Miller deve vedersi con la polizia di Stato. È la nostra occasione per scoprire da che parte sta. Abita vicino la TF29. Vuoi che frughiamo in casa sua? Lo farò io, da solo. Tu pensa all'irruzione alla VersaLife. E chiedi al collettivo di indagare su Viktor Marchenko. Se ho ragione e Rucker è stato avvelenato, potrebbe essere tutto collegato. Jensen, chiudo. Dai, smettila di... Oh, ciao! Adam, che mi racconti? Miller mi ha mandato a... A vedere a che punto sono? Cazzo, gli ho detto di non mettermi fretta. È un lavoro delicato, Adam. L'eccellenza richiede tempo. Ok, quindi? Beh, avevo ragione. Sono o non sono bravo? Cosa hai scoperto? Ho solo qualche frammento di quello che sembra il timer della bomba. E indovina un po'? È uno Stanek. Uno Stanek? Il timer della bomba era un orologio da polso. Allora sappi, mio caro esperto, che quella di usare un timer meccanico non è un'idea così scema. Gli scanner di sicurezza rilevano tutti i circuiti elettronici sospetti. Quindi, ha senso usare qualcosa di retro. Gli Stanek sono fatti qui in zona. Farò una visita al negozio. Temo sia chiuso. Ma forse ho già la soluzione. Ecco. Nomad Stanek, fondatore e proprietario del negozio. Vive a Devni Obvod, vicino alla stazione del Pellegrino. Putnik na Draži, in ceco. Edificio 96, secondo piano. Grazie, andrò a controllare. Bene, fammi sapere come va. Smiley, Stanek non era a casa, ma ho trovato equipaggiamento per creare bombe e una trappola dei Dvali. Scherzi? Ho anche scoperto dove si trova, nel quartiere a luci rosse, in un locale davanti al Red Queen. Ci sto andando ora. In quel quartiere abbiamo degli agenti che sorvegliano i Dvali. Li mando subito. Ma guarda! Ehi, sono un cittadino! Ho dei diritti! Non potete arrestarmi senza accuse! Questo lo so! E io so che te ne starai tranquillo ad aspettare con noi da bravo orologiaio. Ci penso io, agente Riley. Tu e il tuo collega potete riposarvi un po'. Aspetta. Ti conosco. Sei stato nel mio negozio. Che succede? Hai molto di cui rispondere, Stanek. Abbiamo prove che legano te e il tuo negozio all'attentato alla stazione. L'attentato? No, io non saprei neanche da dove iniziare. Non c'entro niente. Davvero? Convincimi. Ho un timer con il tuo nome sopra e a casa tua ho trovato tutto il necessario per costruire altre bombe. Cosa dovrei pensare? Tu sei stato nel mio negozio, sai che riparo orologi. Non costruisco bombe. E quella roba non è mia, ma di mia... Tua figlia? No. Senti, arrestami. Sono io la persona che cerchi, non lei. Ho fabbricato delle bombe per loro. Ne dubito. So che vuoi soltanto proteggere tua figlia e l'apprezzo, ma addossandoti la colpa non l'aiuterai. Devi dirmi tutto quello che sai. Sì, hai ragione. Allison era nell'esercito, come aveva sempre sognato. Voleva sentirsi parte di qualcosa di grande. Era una ragazza magnifica, dotata... Poi cos'è successo? Dopo l'incidente ha conosciuto certa gente. Diceva che erano amici, ma ho capito subito che la stavano usando. Parassiti! E adesso l'hanno presa. Fa qualcosa. Lei non ha alcuna colpa. L'hanno costretta a farlo. Calmati. In che senso l'hanno presa? Io e Allison dovevamo vederci qui stasera. Invece uno di loro è passato di qua imprecando contro normali e naturali. Aveva un messaggio da parte sua. Allison mi ha dato il suo addio, ma io non ci credo. L'hanno usata e adesso vogliono farla sparire. Tua figlia ha competenze per farlo? Molto più di me. Era nell'esercito. Un corpo speciale. Rimozione ordigni esplosivi. Artificieri? Sì. Era felice nell'esercito. L'avevano potenziata per renderla ancora più efficace. Ma dopo... l'incidente è stata congedata con disonore e si è smarrita. Poi ha conosciuto quei nuovi amici. Bah, l'hanno usata e ora vogliono sbarazzarsene. Radich Nikoladze ha messo una trappola a casa tua. Cosa? Perché avrebbe... L'amicizia non conta niente per i criminali. Cos'è successo? Non sono mai stato ricco, ma il mio negozio ha una certa fama. A Radich piacevano i miei orologi e dopo quello che era successo ad Allison sapeva che mi servivano soldi. Così ci siamo accordati. Evidentemente ha ricevuto un'offerta migliore. Cosa mi dici sugli amici che frequenta? Oltre al fatto che sono potenziati, non molto. Parlavano solo con Allison quando venivano al negozio. Si credevano superiori ai non potenziati e parlavano continuamente di una certa ascensione. Stanek, dove posso trovare Allison? Se lo sapessi, andrei subito a salvarla da quella gente. Stavo andando a cercarla quando sono arrivati i tuoi amici. La troveremo. Ora però devi seguire gli agenti. Ti faranno qualche altra domanda. No, io devo salvarla. Lei... è tutto quello che ho. Lasciaci fare il nostro lavoro. Trova mia figlia, o lo farò io. Smiley, ho parlato con Stanek, non c'entra. Allora che si fa? Stanek dice di non sapere dove si trova, ma secondo me nasconde qualcosa. Gli agenti lo porteranno dentro. Finché non parla, l'indagine è bloccata. Lo farò torchiare per bene, per sicurezza. Ok. Alex, sono nell'appartamento di Miller. Qui c'è fin troppo ordine. Che ti aspetti? È un ex ass. La vita militare ti rende un maniaco dell'ordine. Se ce l'ha dei segreti in casa sua, Adam, saranno ben nascosti. Tutti hanno le proprie debolezze. Devo solo sapere qualcosa in più su di lui per capire le sue. Alex, ho trovato qualcosa. La scheda d'accesso alla NSN di Miller. Deve averla lasciata qui quando ha usato il suo secondo computer. Il suo secondo computer? C'è qualcosa di scottante? Non ho ancora controllato, ma penso che l'unico modo per saperne di più sia sentire tutta quella conversazione NSN. Cazzo, è un bel rischio. Ma sarebbe meglio. Perché? Hai scoperto qualcosa sulla VersaLife? Niente di buono. Vediamoci nel piccolo cortile vicino alla TF29. Ti spiegherò. Alex, ci sei? Ehi, grazie per essere arrivato in fretta. Non avevo voglia di farmi vedere qui tutta sola mentre ti aspettavo. So essere cortese, ogni tanto. Allora hai scoperto qualcosa sulla VersaLife? Sì, 2 mesi fa hanno trovato il cadavere di una ricercatrice nel loro campus di Roccasecca Beach. Divisione progetti speciali, avvelenata, proprio come Rucker. Lei chi era? Annick Norstad. Perché? Laggiù conosci qualcuno? Non importa, lascia perdere. Cazzo, odio la VersaLife, Adam. Quando volavo per la Bell Tower a Panama, ne ho passate di brutte con loro. Sono il motivo per cui sono diventato un bersaglio. Se c'entrano qualcosa, siamo davvero nei guai. Se c'entrano qualcosa, li beccheremo. Ma prima dobbiamo scoprire di più. Parlami di quella ricercatrice. Il caso della Norstad è stato insabbiato per bene. Nessun rapporto della polizia, niente autopsia. Per l'assicurazione è stato un incidente sul lavoro. Lavorava con sostanze patogene pericolose, giusto? Pare di sì, ma per Genos c'è dell'altro. È stato lui a scovare il rapporto e dice che era strano. Strano in che senso? Pieno di spazi vuoti e dettagli mancanti. Non mi ha detto di più. E tu non hai pensato di chiederglielo? Mi stai accusando di qualcosa? Genos dice un sacco di cose e riesce sempre a dare una risposta, anche quando nessuno sa che fare. Quanto mi piacerebbe incontrarlo. Beh, io lo trovo rassicurante. Il collettivo ha persone ovunque e riceve molte informazioni, ma è Genos a tenerci uniti, ad aiutarci a decifrarle. Lui riesce a distinguere il senso nel caos. Eppure non l'hai mai incontrato. Nessuno incontra Genos. Nessuno sa dove si trova, né chi sia. Diavolo, neppure cosa sia. Ti ci abitui dopo un po'. Per me l'importante è quello che scopre. La Norstad è stata avvelenata, Adam. Come Rucker. Che si tratti di un'arma biologica. La scheda di accesso di Miller ci aiuterà a scoprirlo. E come? Non ti seguo. Le comunicazioni NSN sono archiviate nella memoria del sistema. Se io accedessi come Miller usando la sua scheda, potrei riascoltare quella conversazione con i suoi capi. Cazzo, Adam, non è come piazzare una cimice. Dovrai stare seduto su quella sedia per un bel po'. Se ti beccassero... Correrò questo rischio. Come vuoi. A patto che tu mi faccia ascoltare tutto in tempo reale. Fa attenzione, Adam. Chiamami appena accedi alla macchina. Alex, ci sono. Devo sapere qualcosa prima di iniziare. Ogni NSN è diversa, quindi non so che cosa aspettarmi. In teoria dovresti finire in una sala conferenze virtuale. Dovrebbe essere vuota. Se così non fosse? Ti vedranno come Miller. Di qualcosa e poi scollegati. Ok. Dove trovo queste conversazioni? E che ne so? Questo è il tuo piano. Ma le registrazioni olografiche occupano molta memoria, quindi dovrai controllare in vari posti. Dovrò andare a orecchio. Esatto, però la cimice è ancora lì, quindi quando avrai finito lo sapremo. Buona fortuna. Ok, è strano. Ho deciso io di mandare la tua squadra a Dubai. Ora torniamo al piano. Dobbiamo concentrarci sull'arca. Dovrei accusarli di tutto quanto? Le bombe a Praga? L'irruzione alla VersaLife? Dubai? Tutti i 5 attentati sono opera di terroristi potenziati. Sono stato chiaro? Sì, signore. Ma mi servono i rapporti che lo dimostrano. Perché l'ARC non è attiva in Nord America? Chiamata Hong Kong Alfa 10, alta priorità. C'è un problema. Miller vuole vedere un rapporto sulle irruzioni. Quale irruzione? Quella ormai imminente al tuo centro di ricerca di San Francisco. Cosa? Che cosa gli hai detto di preciso? Lascia stare, ci penso io. Ne approfitterò per sistemare un altro problema. Che cosa hai saputo del nostro uomo nell'arma? Non molto. Dovrà cercare di essere prudente. Forse Rucker sospetta di lui. Allora deve usare l'Orchid. Diglielo. Uccidere Rucker. Sarà una buona idea, renderebbe le cose più semplici nella fase 2, ma... Stai dubitando di me, Joseph? Dico solo che il consiglio potrebbe avere qualcosa in contrario. Ultimamente mi sembra meno coeso. Qualcuno non gradirà la morte di Rucker. Ma per adesso dobbiamo pensare solamente a Brown. Eliminato Rucker, vedrai che farà la sua mossa. Agisci. Fine chiamata. Alex, hai ricevuto tutto? E come? Questa è la prova che stavamo cercando, Adam. Roba grossa. Dobbiamo riferire a Genos. Stavolta voglio parlargli. Prepara tutto e dimmi dove. Farò il possibile. A più tardi. Adam, che ci fai qui? Potrei chiederti la stessa cosa, Delara. Ho un problema con Vince Black, il capo della divisione crimine organizzato. Volevo chiedere al direttore Miller se ha sue notizie. Black è ancora infiltrato nell'organizzazione dei Dvali, vero? Sì, talmente bene che inizio a preoccuparmi per lui. Dovevamo vederci una volta alla settimana per ricordargli qual è la sua vera vita, solo che ha già saltato il primo appuntamento. Mi risulta che l'influenza dei Dvali vada ben oltre i confini della Repubblica Ceca. Forse è fuori città. Forse. E forse puoi aiutarmi a scoprirlo? Sì, farò qualche ricerca. Quando è stata l'ultima volta che vi siete sentiti? La prima e ultima volta è stata nel suo ufficio qualche giorno fa. Era nervoso, come turbato dalla mia presenza. Magari darò un'occhiata nel suo ufficio, già che sono qui. Conviene farlo, no? Senti Adam, Leone sta aspettando i miei primi rapporti e sono sicura che il direttore Miller non sarebbe felice di trovarci nel suo ufficio, quindi se non c'è altro mi piacerebbe tornare al lavoro. Genos, se questa è la tua idea di incontro faccia a faccia mi deludi. Non dirmi che ti aspettavi di vedermi in carne e ossa. Figurati, venendo a quella conversazione... Sai chi era l'interlocutore di Manderley, vero? Robert Page, CEO delle industrie Page e proprietario della VersaLife Corporation. Un multimiliardario. Potremmo arrestarli entrambi con l'accusa di cospirazione. Abbiamo sentito Page dare l'ordine di uccidere Rucker. In una conversazione registrata illegalmente. Una prova del genere non può reggere in tribunale, Jensen. Allora troveremo un altro modo. Che mi dici dell'Orchid? Cosa potrebbe essere? È quello che dobbiamo appurare. Farò le mie ricerche, ma a Praga potresti fare qualcosa anche tu. La VersaLife ha un conto alla Palisade Property Bank. Entra nella sua camera blindata e potremo trovare le risposte che cerchiamo. Vuoi che irrompa in quella banca? Qualcuno vuole incolpare l'ARC di qualcosa. Presumo del prossimo attentato. Bene. E quel Brown? Page ha tirato in ballo lui e un certo consiglio. Che sia Nathaniel Brown, il CEO della Santeau. Può darsi. Brown guadagnerebbe miliardi se passasse l'atto sul risanamento umano. Ah. Genos. Adam, La zona è compromessa. Hai dei droni sentinella in arrivo. Cosa? Non ero seguito. Non so, forse qualcuno al PRE ha rilevato Genos nella rete elettrica. Vattene via. Sono Nomad Stanek. Devi aiutarmi, ti prego. Stanek, come hai... Mia figlia. La uccideranno. Sono riuscito a liberarmi dei tuoi amici, ma quando sono arrivato qui... Dove? Quartiere Prekatska. Un condominio dietro la lavanderia. Fa presto! Impressionante. Adam, tutto bene? Quei droni... Sto bene. Chiunque li abbia mandati non ha avuto successo. Oh, grazie al cielo. Ha appena chiamato Genos. La VersaLife sta chiudendo il conto e dentro stasera la camera blindata sarà svuotata. Devi andare subito sul posto. Non posso. Ho scoperto chi ha fabbricato la bomba. Lei può dirci tutto, ma stanno per ucciderla. Cazzo, non vogliono lasciare tracce. Non posso irrompere in una banca, non da sola. E se non facciamo subito qualcosa, addio Orchid, merda. Ma se non vado a Prekashka, l'autore delle bombe morirà e saremo al punto di partenza. A te la scelta. Perché ci hai messo tanto? Devi andare là dentro! Cos'è questo posto? Il posto dove tengono mia figlia. Dopo essere sfuggito ai tuoi amici, ho seguito uno di quei fanatici e mi ha portato fin qui. Dov'è lei? Dovrebbe essere ai piani superiori, ma nessuno può salire fin lassù. Quei pazzi sono armati e sparano a chiunque ci provi. Oddio, cosa le faranno? Tranquillo, Stanek. Resta qui. Ci penso io. Mi sembri essere più potenziato rispetto al nostro ultimo. Ho trovato una persona capace di apportare delle migliorie. Allora non andrai alla banca. Come ho detto, chi ha fabbricato la bomba? So che può dirci tutto, ma parliamo di un'arma biologica, Adam. Quando svuoteranno la camera blindata, perderemo tutte le informazioni sull'Orchid, per sempre. Sì, ho capito. Ci resta poco tempo, Adam. Fossi in te, ci ripenserei. Avevo detto di non disturbarmi! Oddio. Vieni e fatti vedere meglio. Come sei entrato? E perché proprio ora, mi chiedo? Proprio in questa notte, quando stiamo finalmente per rispondere all'appello dell'infinita saggezza del Dio Macchina. Sono certa che il tuo arrivo qui non sia affatto una coincidenza. Cerco Allison Stanek. Non mi stupisce. E l'hai trovata, fratello, alla vigilia della sua più grande impresa. Ma stai cercando consiglio? Assistenza per le tue preghiere e meditazioni? O vuoi unirti a noi? Per evadere dalla tua prigione di carne e consegnarti alla gloria della singolarità. La gran sacerdotessa è a tua completa disposizione, per qualsiasi necessità. Parliamo delle bombe che hai fatto per l'attentato alla stazione. Tutto qui? Il mio fratello Viktor è un uomo coraggioso e un buon leader. Quando mi ha chiesto di costruirgli delle bombe, n'ero lusingata. Conosco Viktor. Se è la mente degli attentati, devo parlargli. Ah. Dopo che i nostri oppressori corrotti hanno mandato un loro cane da racker, Viktor si è trasferito in un centro di ricerca sulle Alpi svizzere. Mi sembra si chiami Garm. Garm, ok, capito. È per questo che sei qui? Sei venuto in questo luogo sacro per chiedere il mio aiuto contro la nobile causa di Viktor! Traditore! Blasfemo! E io che pensavo fossi uno di noi. Lo sono, ma io ho un concetto più inclusivo di noi. Allora sei diventato loro schiavo. Ma io no. Troppe volte la polizia mi ha insultata soltanto per ciò che sono. Avrei potuto piegarmi. Come te, ma ho resistito e il dio macchina mi ha ricompensata. Sono uscita da questo supplizio illuminata. L'illuminazione è uno stato di alta percezione e sapienza, doti che sembrano mancarti. Se sbagli sul perché sono qui, scommetto che sbaglierai anche su altro. Se il tuo arrivo ha interrotto quello che stavo facendo e ciò mi ha distratta dal motivo della tua visita. Ma chi avrebbe mai immaginato uno come te dalla parte dei nostri nemici? Loro ci derubano, ci stuprano e ci uccidono. Sono animali e gli animali si estinguono, mentre la tecnologia persiste. Viktor ammazza chiunque, senza distinzioni, anche gli innocenti. Come tuo padre, che era una persona comprensiva e paziente. Padre, un uomo dal cuore d'oro. Spero che gli attacchi di Viktor continuino a risparmiarlo. Continuino? Ce ne saranno altri. Pensi davvero che gli abbia costruito soltanto 3 bombe? Ne ha abbastanza da distruggere l'intera città. Ora scusami, ma devo tornare a ciò che stavo facendo prima che arrivassi. Ehi, non ho finito. Allison. Il corpo è la prigione, i potenziamenti la chiave e la consapevolezza è tutto. Liberati, accogliete la personalità. Allison, ferma! So che vuoi fare. Ho già visto quella tecnologia, è finita male. Temi per le nostre vite. Non preoccuparti, fratello. Solo i nostri corpi moriranno. Le nostre menti, libere da vincoli fisici, si fonderanno con la coscienza divina del Dio Macchina. Questa è l'ascensione. Ti inviterei a unirti a noi, ma non c'è più posto. Voglio solo scongiurare altri attacchi. Dove colpirà Viktor? Non lo so. E non mi importa. Sono sulla soglia di una nuova esistenza. Quando sarò con il Dio Macchina, i fardelli di questa dimensione fisica non saranno più un fastidio. Senza dubbio, la tua mente è fatta di pensieri e ricordi. Se resterà solo questa parte di te, ti porterai appresso tutta la rabbia e il dolore. Oh cielo, io non ci avevo pensato. Mi pareva che fosse la soluzione migliore. Nel mondo c'è soltanto agonia e sofferenza, oltre alla futile lotta contro di esse. I pochi attimi di felicità cadono sotto il peso della realtà. L'ascensione è la nostra unica salvezza. Non è così. Hai già visto il lato peggiore della vita, ma vuoi ancora migliorare le cose. E malgrado tutto, credi che sia possibile. Tutto ciò che ti serve è in questa stanza. Puoi salvarti solo con le tue forze. Fratello, la tua fede in me, la tua fiducia, mi ha commosso. Non può essere un caso che tu ti sia mostrato a me proprio in questa sacra occasione. Sei un segno del dio macchina per dirmi che l'ora della mia ascensione non è ancora giunta. Devo restare per diffondere la sua parola. Il mio dovere è fermare gente come Viktor e mi serve il tuo aiuto. Certo, caro profeta. Per me sarà un vero onore. Ti prego, aspetta qui. Tieni. Può disinnescare le mie bombe a distanza. È stato bello costruire qualcosa che può salvare vite invece che prenderle. Agente Jensen? Di qua. Sono in arresto. È morta della gente, Ellison. Per le tue bombe. Non ci saranno conseguenze per i miei fedeli. Lo prometto. Quando troverai Viktor... Sì, Clemente. Ricorda che è tuo fratello. Ok. Smiley, degli agenti stanno portando dentro la Stanek. Devo parlare con Miller. È tornato? No, ma aspetta, l'ho contato subito. Jensen, allora hai scoperto qualcosa? Molto più del previsto. Dove possiamo vederci? Da Chikane. Siamo ora in volo. Miller, chiudo. Allora, la pista delle bombe ci aiuta a incastrare l'ARC? Non proprio. Cazzo, Jensen! Le bombe... sono opera di Allison Stanek, una del posto. Ora l'abbiamo in custodia, ma prima che l'arrestassimo mi ha detto di avere fabbricato altre bombe, tutte consegnate a Viktor Marchenko. Quel tizio di Golem? Allora l'ARC c'entra e come? C'è qualcosa di più, Miller. A proposito, hai scoperto niente su quel palmare che ti ho dato? Non ancora. Torno in ufficio e me ne occupo. Bene. Perché la Stanek mi ha detto che Marchenko ha una base sulle Alpi svizzere, un centro di ricerca chiamato GARM. Pensi che l'ARC abbia le risorse per una cosa del genere? Contatterò MacReady. Preparerà un piano con gli analisti. Dobbiamo agire subito. Io e Chikane potremmo fare un sopralluogo mentre Mac e la sua squadra fanno le loro ricerche. Dici? Hai già pianificato tutto in quella testolina elettronica. Ah, fanculo. Ci sto. Hai abbastanza carburante fino alla Svizzera? Sì, dovrebbe bastare. Bene, parti. Solo ricognizione, però. Non sparate un colpo. Avvisatemi appena scoprite qualcosa. Sì, signore. Finora hai lavorato bene, Jensen. Non fare cazzate. Ricevuto. Miller non si spreca in complimenti, eh? Riceve pressioni dai piani alti e a Golem iniziano a scoppiare casini per la faccenda di Rucker. Ma non ce l'ha con te. Non molto. Non più. Tu che ne pensi? Penso che sei stato grande con quella bombarola. E se le informazioni che le hai strappato sono vere, Golem sarà l'ultimo dei nostri problemi. Che ne dici se andiamo a vedere quanto siamo nella merda? Partiamo? Sì, decolliamo. Ho la GARM sul radar. Resterò fuori dal campo visivo e attiverò il disturbatore. Possiamo scansionare la struttura con... Negativo. Per sapere cosa c'è in ballo, devo entrare. Sei fuori. Non sappiamo cosa c'è là dentro. Pensavo fossi stufo di fare il tassista. Non dicevi di voler tornare all'azione? Ok. Ma è meglio non atterrare. Chiamami al primo segno di guai, se non vuoi rovinarti la giornata. Immediatamente sulla retta via. Solo un assaggio, così capirai in che faccenda ti sei immischiato. Porta i miei saluti a Talos. Pensavo di vedere più sangue. Hai detto che Rucker ne era ricoperta. Rucker aveva più carne di lui. Forse è questo il motivo. Sei sicuro che morirà? L'Orchid non ha pietà. La sua morte sarà lenta e dolorosa. Così avrà tutto il tempo di riflettere sui suoi peccati. Se ci ha trovati, significa che la struttura è compromessa. Dobbiamo andarcene. No. Sapevamo che sarebbe accaduto. Abbiamo tempo, prima che comincino a cercarlo. Se lo dici tu. Che facciamo con i tuoi amici dell'Arche? Quegli idioti non mi sono più di nessuna utilità. Lasciate che bevano un altro po'. Poi tapoli la casa fuori. Buttate i corpi insieme a questo. Sono stufo di questo peso morte. Portalo tu. Io ho altri impegni. Cioè te ne torni a Praga? Devo parlare con quei porci Dvali. Voglio che accelerino le cose, in modo che il nostro carico superi subito la dogana. Vorranno altri soldi. I contrabbandieri vogliono sempre altri soldi. I Dvali non li avranno. Quindi io e gli altri stiamo qui e procediamo secondo i piani? Sì. Ieri sera Brown ha confermato tutto con la Picus. Data e ora. Fine della corsa, amico. Chikane, rispondi. Oh, cazzo, per quanto sono svenuto. Alex, sono io, devi aiutarmi. Finalmente! È da quando hai ignorato la banca che cerco di contattarti. Dove sei? Alla Garm, un centro di ricerca sulle Alpi svizzere. Ho teso un'imboscata e il pilota della TF29 non risponde. Le Alpi svizzere? Cazzo, ci vorrà un po' per mandarti il ritorno. Che è successo? Mi aspettavo. La talpa degli illuminati nell'Ark e i mercenari con le maschere dorate di Dubai. Hanno provato a uccidermi con l'Orchid. Oh, cazzo, Adam. Sto controllando le mappe. C'è un eliporto a nord della struttura. Raggiungilo e... beh, ti richiamo appena ho un piano. Io continuerò a chiamare il mio pilota. Questi tizi mi credono morto, Alex. Forse posso sfruttare la cosa per darmi un'occhiata intorno. Ehi! Tu nella sala comandi, che cazzo fai? Sto usando la gru. Questo lo vedo, perché? L'ultimo che l'ha usata se n'è fregato della sicurezza. Per poco non scaricava una tonnellata di ghiaccio sopra qualcuno. Cazzo! Adesso è sicuro? Sì, dovrebbe andare. Stavo finendo di controllare quando mi hai urlato contro. Ok, beh, grazie. Non c'è di che. Jensen, dimmi che sei tu a fare quel casino. Dove cazzo eri finito, Chikane? No, è così che tratti gli amici. Quei bastardi mi hanno beccato mentre ti cercavo. Per poco non mi buttavano giù. Ascolta, c'è un eliporto a nord della struttura. Ci vado subito. Siamo pronti ad alzare i tacchi. Strano, vero? Che è successo? Dove sono tutti? Legge marziale. Le rivolte di Golem stavano dilagando a Praga, così hanno sigillato tutto. Solo loro possono andare in giro di notte. E hanno tutti il grilletto facile. Splendido. Hai detto a Miller che passo in ufficio? Ti aspetterà. Sempre che tu non ti faccia ammazzare prima. Occhi aperti, Jens. Alex, sono io. Dobbiamo parlare. Dove ci vediamo? Stasera le strade non sono sicure. Possiamo vederci alla clinica Limbe come l'altra volta? Certo, fa attenzione. Section start! La musica la neutica. Avrebbe dovuto obbedire. Vediamo cosa abbiamo. Cazzo! Perché scappava? Che succede? Quindi? Quindi è morto un cittadino. La città è stato di blocco. Un vero cittadino l'avrebbe rispettato. Caricatelo su. Sono felice di vedere che stai bene, però non scomparire mai più così. Scusa. Ti ho detto che non potevo mollare l'indagine della task force, che c'era un collegamento. Ecco la prova. Hai detto che la talpa voleva ucciderti. Questa è l'Orchid. Ciò che ne resta. Il nome della talpa è Viktor Marchenko. Ha ucciso Rucker con questa, staci attenta. Porca troia. Pensi di poterla analizzare? Sì, abbiamo un paio di scienziati tra i contatti del collettivo. Bene. Sta per succedere qualcosa, Alex. L'Ark è stata incastrata per un attentato che deve ancora avvenire. Uccideranno altre persone, faranno saltare un'altra stazione. Cazzo, Adam, guarda là fuori. Ogni possibilità di placare le paure e l'odio della gente svanirà. Quella cazzo di normativa dell'ONU passerà e finiremo in ghetti per soli potenziati, come Utulek. Mentre Nathaniel Brown si rilassa e guadagna miliardi. Brown? Il pezzo grosso del gruppo Santeau. Page ha detto che era Brown a decidere, e in Svizzera Marchenko ha detto che Brown ha confermato data e ora. E il luogo? Brown ha viaggiato molto per promuovere Rabia e l'iniziativa Porto Sicuro. La sua prossima tappa è Londra, ma non credo che colpirà nel luogo dove si trova. Forse no. Marchenko ha anche parlato di un informatore, ma prima devo vedere Miller. Quando saranno pronte le analisi del campione? Il prima possibile. Fai attenzione se incontri Miller. Alla Garma c'è stata un'altra imboscata e lui è ancora nella lista dei sospettati. Vedremo. Delara, che cosa ci fai qui? Tutte le nostre conversazioni devono iniziare così. Dico sul serio, Delara. È pericoloso fuori. Il personale non essenziale deve restare a casa. Ah, come... non essenziale? Volevo dire... Dai, Adam, stavo scherzando. Il fatto è che guardare la Picus e sapere che i rivoltosi si stanno avvicinando alla città mi ha fatto ricordare... Senti, diciamo che ho pensato che 3 piani sottoterra fosse più sicuro del mio appartamento. Ho chiesto un favore e la polizia mi ha scortata qui. Ma non voglio trattenerti, so che sta succedendo qualcosa di grosso. Stai bene, Delara? Senti, Adam, io non ti ho detto perché ho lasciato la Limby International. Ero con una paziente quando c'è stato l'incidente e sono stata... Sei stata assalita. Si chiamava Madeleine, aveva 13 anni, era una ragazzina molto dolce. Stavamo parlando, anzi, ridendo per qualcosa. Poi un istante dopo lei era... È stata una giornata orribile, per tutti. Dopo che l'ho fermata, lei mi ha guardato come se fosse cosciente, ma incapace di controllarsi. Dio, Adam, nei suoi occhi c'era... Una parte di lei era ancora là, prigioniera. Ed era terrorizzata. Delara, di sicuro quella ragazzina... Madeleine. Si chiamava Madeleine. Sai cosa non potrò mai dimenticare? Cosa mi fa rivivere tutto nella mia mente? Appena prima che saltasse dalla finestra del mio ufficio, io posso giurarlo, stava piangendo. Non lo sapevo, scusa. Non volevo turbarti. Però tu ce l'hai fatta, Delara. E credo che tutto ciò ti abbia reso più forte. Grazie, Adam. Il fatto è... Pensi di esserti lasciata alle spalle qualcosa, no? E poi, invece... Capisco. Ma qualunque sia il motivo, tornando qui hai corso un grosso rischio. Sono momenti pericolosi. Non preoccuparti per me, Adam. Me la caverò. Starò rintanata in ufficio in attesa che torni la calma. E comunque mi hanno detto che il divano è comodo. Abbi cura di te. Certamente. Sei arrivato. Momento ideale per un blocco. Direi conveniente, più che altro, considerati gli eventi legati a questa indagine. Che cosa vorresti dire? Sapevano del mio arrivo. Marchenko e le maschere d'oro di Dubai. Qualcuno li ha avvisati. Stai accusando me? Non accuso nessuno, per ora. Ma 2 imboscate in meno di 1 mese. Voglio sapere cosa c'è sotto. Anche io. MacReady ha esaminato la Garma. Era un centro di ricerche geologiche finanziato dall'Unione Europea. Poi, nel 2025, è stata acquistata da una società fantoccio. L'ha scoperto Cheng? Mi fa paura, sai. È risalito alla Bell Tower Associates in meno di 1 ora. Immagino non l'abbia comprata nessuno quando la Bell Tower è fallita. Non era neppure elencata come bene societario. Come ho detto, hai trovato qualcosa di grosso. Vuoi concentrarti su questo? Chikane mi ha detto tutto mentre rientravo. Da Lione hanno inviato una squadra. È arrivata là 1 ora dopo la vostra partenza. E i mercenari erano spariti. Hanno distrutto quasi tutto prima di filarsela, lasciando anche qualche trappola. Non sappiamo dove siano andati, né cosa abbiano in programma di fare. Non è detto. Ho sentito Marchenko parlare ai suoi. Ha detto qualcosa sul finalizzare un accordo con i Dvali. Dobbiamo darci una mossa. Mi procurerò un mandato per quel teatro controllato dai Dvali, sulla ZA di Biallo. Pensi davvero ci sia tempo per procurarsi un mandato? No, ma la città è in stato di blocco. Potresti non arrivare vivo al quartiere a luci rosse. Sono arrivato fin qui, no? Non mi hanno ucciso. Va bene. Non sarò io a fermarti. Però fai attenzione, Jensen, e fammi sapere cosa scopri. Va bene. Pronti ad accoglierti. Malando, devo bere. Miller, Marchenko colpirà la convention sul porto sicuro a Londra. Cristo, ci saranno centinaia di persone. Fra quanto ci potremo muovere? Avviserò Londra e chiederò a Mac di preparare un piano d'azione. Tu torna a casa, ti contatteremo laggiù. Alex, colpiranno Londra. I Dvali hanno fatto arrivare armi e l'Orchid al centro Apex. Cazzo, vogliono fare fuori Brown. Il vero bersaglio è lui. Ho indagato a fondo e... Mi spiegherai tutto al mio appartamento. Abbiamo sbagliato, Adam. Le finanze di Brown non sono poi così floride. Se l'atto sul risanamento umano passerà, perderà tutto. Non ha senso. Milioni di potenziati senza più casa andranno a rabbia. E la città non potrà accoglierli. Brown ha venduto il sogno di una città-stato aziendale. Un'utopia dove una popolazione omogenea si governa da sola, mentre gli investitori ricevono i profitti. Direi che è una cosa un po' diversa da un governo mondiale. Esatto. Se fallisce cadono Brown, il gruppo Santeau e tutti coloro che ostacolano gli illuminati. Quindi vogliono eliminare in un sol colpo un concorrente e il problema dei potenziati. Immagino che Brown sia attivo contro l'atto. Sì, e al contrario di Rucker ha il denaro e l'influenza per fermarlo. Che mi dici del campione di Orchid che ti ho dato? Marchenko ne invierà a Londra. Siete riusciti ad analizzarlo? Quella roba è davvero pericolosa. Per quanto ne sappiamo, colpisce delle sequenze proteiche disgregandole. Manda in tilt il sistema immunitario, spingendolo ad attaccare organi vitali. La morte di Rucker deve essere stata davvero orribile. Lo è stata. Quando ha fatto effetto, è stato come se i potenziamenti gli venissero strappati via dal corpo. Come una forma più rapida della sindrome da rigetto. L'Orchid uccide i potenziati. Come sei sopravvissuto? Penso sia letale per chiunque, ma c'è qualcosa nel mio DNA che resiste. Il mio corpo non rigetta i potenziamenti, Alex. Non ho mai dovuto assumere neuropozzina. Che sia questo? Nessuna dipendenza dalla neuropozzina. Wow, che lusso. Cos'è? Un caso su 1 miliardo? Però, meglio non verificare la tua teoria. La prossima volta potrebbe andarci male. Su Darknet girano immagini del corpo di Rucker. Se Brown e i suoi eleganti potenziali investitori venissero colpiti e la Picus trasmettesse le immagini, sarebbe un messaggio fortissimo. Meglio avvisare Miller. Se vuoi puoi restare qui fino alla fine del coprifuoco. So badare a me stessa. Quando la task force sarà a Londra, vedi di aggiornarmi. Forse potrò fare qualcosa. Buona fortuna, Adam. Stai attento. Miller, sono Jensen. MacReady ha ultimato il piano per Londra. C'è un'altra variabile da considerare. Gli dirai tutto alla pista d'atterraggio della TF29. Ci stiamo mobilitando. Ricevuto. Come ci arrivo? Il coprifuoco è ancora in vigore. Vai da Chikane, ti porterai in volo. Miller, chiudo. Miller non è ancora arrivato. È già andato agli hangar principali con la squadra di MacReady. Li dovremmo raggiungere là. Tu sei pronto? Sì, andiamo. Incredibile. Sa che la minaccia è reale. Lo capisco, ma sono a rischio centinaia di vite. Spero ti sbagli, Jensen. Anch'io. Bene. Ok. Dì agli uomini di stare indietro finché non ci avrò parlato. Chiudo. Cambio di piani. Mac, tu e la tua squadra unitevi alla sezione di Londra. Controllate il perimetro finché non ordino di entrare. Jensen, io e te sul tetto. Qualche problema? Prepariamoci, signori. Siamo vicini all'edificio bersaglio. Il cappotto ti servirà. Non bisogna dire niente, sappiamo cosa fare. Ci sono delle persone laggiù, persone potenziate che sono state emarginate dal mondo e che pensano che l'unico modo per vincere l'oppressione sia distruggere tutto ciò che li ostacola. Il loro risentimento può essere giusto, forse vanno ascoltati, ma non in questo modo. Il mondo farà anche schifo, ma noi siamo qui per opporci al caos. Le persone là sotto contano su di noi per la loro sicurezza. Noi non deludiamo. Direttore Miller, sono Nathaniel Brown. Grazie per aver accettato di agire con discrezione. Non che avessimo scelta. Hai minacciato di invocare l'atto sull'autonomia corporativa. Ho dato un'intera giornata alla vostra sezione di Londra e non hanno trovato esplosivi. Non sono solo le bombe a preoccuparci. Ho anche sostituito il cibo e le bevande, richiesto più guardie alla Tarbos Security Services e ordinato loro di collaborare con la vostra squadra. Ti assicuro che ho preso molto sul serio questa faccenda. Allora perché non annullare l'evento? Questa non è la prima volta che gli estremisti minacciano l'iniziativa Porto Sicuro. I propotenziati pensano che vogliamo approfittare di loro creando un altro fallimento come il Golem. Mentre chi odia i potenziati non riesce a sopportare l'idea che possano vivere in pace. Annullando questo evento, farei solamente un favore a entrambi. Spero che tu stia scherzando. Davvero credi che continuando la tua festa darai una bella lezione ai terroristi? L'iniziativa è troppo importante per ritardarla. Non sono diventato l'uomo che sono cedendo alle minacce. Conosco il rischio, come i miei ospiti. Certo. Mi chiedo quanti ospiti rimarrebbero alla tua festa se sapessero veramente che qui rischiano la loro vita. Sei l'agente Jensen, giusto? David Sarif mi ha parlato di te. Puoi non crederci, agente, ma anche io voglio salvare delle vite stanotte. Quelle della tua gente. Molti membri del Consiglio di Sicurezza sono qui stasera. Ho intenzione di convincerli di quanto l'atto sia sbagliato. Talos Rucker non è riuscito a fermarlo. Io invece posso. Dove sarà l'incontro? In una sala conferenze sicura, oltre la sala del ricevimento. La squadra di Londra l'ha già esaminata. Non importa. Voglio vedere questa stanza di persona e voglio che l'agente Jensen si coordini con la Tarvus. Mentre il resto della mia squadra esaminerà di nuovo l'edificio. Con discrezione, naturalmente. Il capo della divisione Tarvos è Liam Slater. Sta aspettando il vostro uomo nell'ufficio centrale della sicurezza. Vai da lui, agente. E tieni aggiornati MacReady e me. Brown, puoi mostrarmi questa sala conferenza? Alex, sono al centro Apex. Brown ha invitato dei membri del Consiglio di Sicurezza che simpatizzano la causa dei potenziati. Capisci che devono essere protetti ad ogni costo. Genos, mi stavi spiando? Perdonami, ma la situazione lo richiedeva. Certo, se avrò bisogno di un consiglio mi farò vivo. Gli Illuminati hanno già provato una volta a controllare l'evoluzione umana. Hanno fallito e sembra che ora alcuni di loro vogliano spazzare via del tutto i potenziati. Dobbiamo impedirglielo. Brown e le persone con cui si incontrerà potrebbero essere la nostra sola speranza. Adam, Genos ha ragione. Vedremo. Allontanati. Quest'area dell'edificio è riservata. Può accedere solo la sicurezza. Il capo Slater mi sta aspettando. Il capo? Ah, sì. Al momento è indisponibile. Un'emergenza. È per l'emergenza che sono qui. Scusa, con chi hai detto di essere? Che credi di fregare? Ora indietreggia lentamente e tieni le mani bene in vista. Quando ti abbiamo ucciso in Svizzera, Interpol, dovevi restare morto. Qui siamo compromessi! Uccidetelo! Miller, MacReady, gli uomini di Marchenko sono qui. Hanno l'ufficio, mi sparano. Cazzo, ascoltatemi tutti. Mi aspettavo una cosa del genere. Mac, quanto sei distante dall'ufficio? Sto salendo le scale. Cazzo, le porte sono bloccate. Di qui non si passa. Jensen, nell'ufficio di Slater deve esserci uno sblocco di sicurezza. Entra là dentro, apri le porte e la squadra di Mac potrà avanzare. Confermare, assicurare vettore. Uno è andato. Nessun contatto, vettore libero. Picos News, leader globale. Amici miei, il mondo è divenuto un luogo oscuro, ma dove c'è l'oscurità si cela anche l'occasione e noi dobbiamo riuscire a coglierla, perché noi possiamo riportare la luce nel mondo. Se dobbiamo, noi prenderemo il suo posto e noi daremo ai potenziati la possibilità di vivere una vita dignitosa. Vi vorrei proporre un brindisi. Miller, MacReady, le telecamere mostrano un'altra area compromessa. Sul retro, il catering. La vedo anch'io. I nostri amici della finta Tarvos usano una porta di sicurezza sorvegliata per accedere alla sala del ricevimento. Cazzo, sono ovunque. Si aggirano tra gli ospiti. Che cazzo fanno? Perché non aprono il fuoco? Jensen, qualche traccia di Marchenko o dell'Orchid? Negativo. Miller, puoi raggiungere Brown? Ci sto andando, ma... Jensen, dobbiamo sapere se hanno l'Orchid. Scende qui, controlla e trova un tesserino per la porta. Deve averlo una guardia. Ricevuto, ma sarebbe più semplice se sapessi quante sono le guardie. Trasmetto i loro percorsi di pattugliamento alla tua retina. Massima discrezione, mi raccomando. Non voglio scatenare un inferno. Mac, va subito da Jensen. Io prendo Brown e lo porto al sicuro. In bocca al lupo. Un attimo, il mezzanino non è accessibile agli ospiti del ricevimento. Speravo di vedere la festa da un'altra angolazione. Mi spiace, non è possibile. Buon divertimento. Abbiamo aggiornamenti. Ho il tesserino. Presto sarò al catering. Ricevuto, ragazzi. Miller, Jensen, mi sentite? C'erano... bellissimo. Trappole sulle scale. Stai bene? Erano bombe? No, negativo. Niente di grave, sta bene. Però... mi tocca girare queste macerie, purtroppo arriverò un po' in ritardo. Mi raccomando, ho preso il tesserino dalla guardia. Ora vado al catering. Senti, Jensen, per fortuna non ho rovinato tutto con il bordello che ho fatto. Perciò devi ripulire per bene la sala del ricevimento prima di proseguire. Ok, Miller, MacReady, sono al catering. Jensen, quell'esplosione alle scale mi ha fottuto le comunicazioni. Hai notizie di Miller? Negativo. Miller, ci senti? Cristo santo, l'intero edificio è compromesso. Un po' me lo sentivo. Jensen, ti sento abbastanza bene, perciò tienimi aggiornato. Tutto libero, passo. Miller. MacReady, Miller è ferito. È grave, manda rinforzi al catering. Jensen, Cristo. Non muoverti, arrivano i soccorsi. No, no, lasciami perdere. Devi arrivare da Brown, avvisalo. Le maschere d'oro hanno avvelenato lo champagne. Nella sala conferenze, oltre l'area del ricevimento. Ho provato a fermarli, ma sono finito così. MacReady, l'orchidea è in campo. Dobbiamo... No! Dovresti essere morto, Adam Jensen. E invece eccoti qui, insieme ai tuoi compagni. Mi costringi ad adattarmi alla situazione. Avvelenare Brown e i delegati è il piano B. Spiacente, te lo puoi scordare. Se solo tu vedessi il quadro d'insieme, forse puoi salvare quei ricchi bastardi. Forse in qualche futuro ipotetico. In questo modo i danni già fatti potranno essere riparati, riportando la libertà e l'equilibrio, migliorando le vite di milioni di persone potenziate come noi. Ma stanotte, a causa tua, centinaia di uomini, donne e bambini saranno sacrificati per colpa della tua interferenza. Ho dovuto piazzare delle cariche nelle torri residenziali lungo la via. Posso farle saltare in qualunque momento. Ma se vieni subito nella sala del ricevimento, forse non dovrò farlo. Possiamo evitare un'altra inutile tragedia, fratello. patto che tu non ci metta troppo a raggiungermi. Ma credi? Le bombe... Lo so, cazzo, Jensen. Non so se le troveremo in tempo. Merda. Tieni duro, Miller. Ora troverò... Troppo tardi. Mi ha costretto a bere. Per me è finita, Jensen. Ma tu... puoi ancora salvare gli altri. Jim, mi dispiace, io... No, non è colpa tua. È chiaro. Sei un buon agente. Aspetta. Risparmia le forze. No. Ascolta. Non era quello che volevo dire. Voglio dire che sei un bravo uomo, Adam. Anche quando ho dubitato, lo sapevo. Ma credi, se mi senti, Miller è morto. MacReady, mi ricevi? Promettimi che beccheremo quello stronzo. Costi quel che costi. Perché non sei venuto? Credi così fermamente nei futuri ipotetici? Pare di no. Hai fatto la scelta giusta, fratello. Perché causare fin troppe morti violente? Se è possibile inviare un messaggio più sottile. Per ottenere la vittoria, mi basta uccidere Brown insieme ai suoi ospiti. E te, ovviamente. Ora mostrati! Sei finito, Viktor. Non temo la morte, né mi diverte, fratello. Ma dicono che per alcuni possa essere una liberazione. Stanotte, uno di noi scoprirà se tutto ciò è vero. Credi, bombe neutralizzate. Marchenko è morto. Finalmente una cazzo di buona notizia. E che mi dici di Brown e dei delegati? Vado alla sala conferenze, anche se temo sia già troppo tardi. Ti faccio sapere. Jensen, chiudo. Ma credi, troppo tardi. Tutti morti. Oggi in tutto il mondo si svolgono cerimonie funebri per commemorare Nathaniel Brown, CEO della Santeau, e diverse personalità influenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Brown e i suoi ospiti sono stati assassinati la scorsa settimana quando dei potenziati hanno attaccato la convention a Londra. L'Interpol ha rilasciato delle immagini della scena del crimine, ammettendo che il bilancio poteva essere più grave. A quanto pare, dei membri affermati dell'ARC infuriati per la morte del loro leader, avevano pianificato di far saltare anche le torri residenziali del centro Apex. Non so voi, gente, ma penso che l'ONU abbia approvato l'atto sul risanamento umano al momento giusto. Ora possiamo dormire tutti sonni tranquilli. Qui è Eliza Kassan, l'informazione... Stanno fomentando il panico. Su Picus. Fomentando? Quelli hanno appiccato il fuoco. Eliza farebbe prima a distribuire direttamente forconi. Da quando Brown ha aperto le porte, l'ARC è stata destinata a essere accusata. Se mi avesse ascoltato. Era troppo arrogante. Ha puntato tutto e ha perso tutto per tutti noi potenziati. Maledizione. Eravamo così vicini a bloccare il voto. Eravamo vicini anche a causare la morte di migliaia di innocenti. Sì, lo so. Grazie a te lo abbiamo evitato. Non hai avuto una scelta facile, Adam. Marchenko non mi ha lasciato altra scelta. Ha provato a darmi la colpa di ciò che aveva fatto. Non potevo accettarlo. Mi sarebbe piaciuto vederti quando l'hai fregato. Sai, mi è parso quasi sollevato. Credo che nella sua testa si considerasse un soldato, non un assassino. Brutto pezzo di merda. Senti, sai che sono dalla tua parte. Sono incazzata perché Genos mi ha contattata ieri sera. L'atto sul risanamento umano è già passato. Aspettano che la Picus fomenti le folle ancora un po' prima di annunciarlo. Genos lo sa per certo? Sì. Hanno raggiunto il loro obiettivo. Di sicuro ora sono molto soddisfatti. Ma questo atto del cazzo, la segregazione, la violenza, non farà che peggiorare le cose. Lo so, la task force avrà molto da fare. Non hai intenzione di tornare da loro, vero? Non mi sono mica dimesso. Ma che senso ha? Hai dimostrato che la struttura è corrotta. Perché rientrare? Sappiamo cosa accadrà, Alex. Il collettivo ha bisogno di tutto l'aiuto possibile. E la task force non è solo fumo negli occhi. Può fare la differenza. Certo, non tutti i suoi membri sono corrotti. Soltanto quelli che impartiscono gli ordini. Miller non era corrotto. Era un bravo uomo, un bravo poliziotto. Se avesse capito prima. Comunque nella task force ci sono altri di cui possiamo fidarci. Dobbiamo trovare le persone giuste. Questa storia non mi piace, Adam, ma il rischio grosso lo corri tu. Aggiornerò Genos. Stava cercando un modo per avvicinare Manderly e Page. Sono sicuro di potercela fare. Quando gli parli, però, digli che se andremo fino in fondo dovremo avere tutti dalla nostra parte. Genos incluso. Credo che sia ora di incontrare l'uomo dietro la maschera, Alex. Non pensi? Una notizia dell'ultima ora. Le forze dell'ordine di Praga hanno arrestato l'artefice degli ordigni esplosivi che qualche giorno fa sono costati la vita a decine e decine di passeggeri innocenti. La donna, un ex artificiere dell'esercito di nome Allison Stanek, sembra essere una fanatica religiosa e leader di un culto tecnologico, la Chiesa del Dio Macchina. Dopo un'indagine a tutto campo, la polizia l'ha arrestata, insieme a molti suoi seguaci, nel quartier generale della setta. Non so voi, gente, ma per me è un'ottima notizia. Un'autopsia resa pubblica oggi a Praga svela dettagli inquietanti sulla morte del dottor Talos Rucker, l'ex leader dell'ARC defunto da poco. Pare che la principale causa del decesso sia stata la quantità eccessiva di alcol trovata nel suo corpo. Nessuna traccia di altre tossine, né tantomeno segni di attività sospette. Fonti vicine a Rucker confermano che lottava con l'alcolismo fin dal suo ingresso sulla scena pubblica. Mi sembra superfluo ricordarvi che l'organizzazione da lui fondata, l'ARC, è stata collegata all'attacco terroristico della scorsa settimana a Londra. Non è passato molto tempo da quando il dottor Talos Rucker è stato nostro ospite e ci descriveva la coalizione per i diritti dei potenziati come un'organizzazione non violenta. Oggi, ovviamente, siamo tutti un po' più saggi. Morto il dottor Rucker, l'ARC non ci ha messo molto ad uscire allo scoperto. Dopo l'attentato, è stata inserita dall'ONU nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. Mentre parliamo, i coraggiosi agenti della polizia ceca stanno già facendo irruzione nelle basi dell'ARC al complesso Utulek. Ecco un esempio delle difficoltà che stanno incontrando. Non avete capito nulla. Nulla. L'ARC è stata incastrata. Voi non vi rendete conto che Viktor Marchenko non era dell'ARC. Lui voleva distruggere l'ARC, distruggerne la causa. Però ha fallito. Perché noi siamo forti e innocenti. Non ci faremo usare come pedine da uomini ricchi e spaventati che vogliono renderci meno che umani. Mi spiace, giovanotto, ma penso tu stia protestando troppo. L'organizzazione criminale dei Dvali è finita sotto i riflettori per il suo ruolo nell'attentato di Londra. Le prove scoperte dall'Interpol rivelano che esponenti di spicco della filiale di Praga hanno fornito armi e supporto logistico ai terroristi dell'ARC. Uno dei ricercati da interrogare è Radich Nikoladze, il leader dei Dvali a Praga. Tuttavia le mie fonti vicine a Nikoladze confermano che è svanito nel nulla e che probabilmente non verrà mai rintracciato. Una prova della sua colpevolezza? Discutete con noi online e diteci cosa pensate. E ora passiamo a una notizia ben più curiosa. Un incidente avvenuto in un laboratorio clandestino di Praga ha portato le autorità a scoprire il cuore del traffico locale di neon. Secondo fonti attendibili esperte di droga, il problema aveva più a che fare con la distribuzione illegale di neon e degli interessi dei criminali che con il consumo stesso della droga. Sia chiaro, gente, il neon è illegale e lo smantellamento di questo laboratorio è una buona notizia per tutti. Tuttavia, da ambienti governativi mi è giunta voce che il neon sembra avere benefici terapeutici. In tal caso, è possibile che in futuro verrà commercializzato in una versione approvata dal governo. Servirà una seria sperimentazione, certo. Vedremo cosa succederà. Non è questo il punto. Dovevamo essere tutti informati. È per questo che ora siamo qui. Volkard, ciò che è stato è stato. L'obiettivo di fondo dell'operazione era chiaro e non è cambiato. Occorre sempre apportare aggiustamenti sul campo, lo sai bene. Aggiustamenti? Quelli non erano aggiustamenti. L'Interpol è stata molto più abile del previsto. Hanno un nuovo agente potenziato che si chiama... Adam Jensen. Pensiamo possa aver ricevuto un aiuto esterno, forse dal collettivo Juggernaut, se non da Genos direttamente. Stiamo indagando, ma ora... Queste sono soltanto congetture. Andiamo a fondo della cosa e incontriamoci a fine settimana. Grazie a tutti, non c'è altro. La colpa è tua. Lo so bene, dottoressa. Elizabeth manda i suoi saluti. Rapporto. Il soggetto sembra psicologicamente sano, nonostante i gravi traumi che ha subito. Le sue memorie sono ancora in linea con il programma. È notevolmente stabile. Eccellente. Quanto manca il suo contatto con Janus? Poco. Allora è solo questione di tempo.